sono in onda, yeah, vabbè, bruttissimo come sto stamattina, vabbè. Allora, vabbè, quindi l'italiano l'abbiamo affrontata. Ti ripeto, parla molto in generale della prima parte e anche della seconda, o se non, se la professoressa non ritiene, passa appresso. Dove invece secondo me ci si può focalizzare su anche far leggere un po' il brano, la poesia e fare un po' di analisi del testo è, ti ripeto, Le città invisibili di Italo Calvino, la parte dei Promessi Sposi, che tra l'altro è anche una parte molto significativa, cioè secondo molti è uno dei momenti più poetici, l'addio di Lucia ai Monti. E poi nel tuo caso, ti ripeto, chiediglielo proprio alla professoressa, io però, siccome sono proprio della Val d'Aosta, mi farebbe più piacere se da questi argomenti, che io comunque mi preparo, parlassimo della poesia di Carducci Piemonte, perché all'interno c'è anche appunto citata la città di Aosta, che poi ho scoperto significare in realtà Augusta, quindi è stata fondata dai romani. Vabbè, ok, andiamo avanti. Infatti, poi dopo c'è. Come al solito, quando trovi questi link blu sotto, vedi che sono dei link interattivi, cioè se vedi il cursore diventa tipo manina, quindi ci puoi cliccare sopra. Io che cosa ho fatto? Come in altre tesine, siccome il primo che può fare delle ricerche per mettere delle cose o trovare degli argomenti sono io. Quando trovo che lì c'è tanta roba o comunque della roba interessante, mi sono copiato il link e te l'ho azzeccato qui. Quindi, per come dire, sviluppare questi argomenti, usufruisci tranquillamente di questi due link che ti ho messo. Ok? Uno, se non sbaglio, ti riporta proprio la poesia di Carducci. Poi, chiaramente, fate un po' di ricerche su web, insomma, si trova. O un sito di scuola.net che ti porta un po' di riassunto di che cosa parla la poesia, di che cosa parla il testo, eccetera. Chiaro? Quindi se non c'è, se non dovesse farcela a tempo la professoressa a darvi del materiale, cercatevelo voi. Io questo l'ho già detto anche agli altri ragazzi, le tesine che ho fatto, chiaramente cercano di riguardare il più possibile argomenti di programma. Ma per il discorso della centralità dell'argomento, a volte ci sono cose fuori programma. I docenti sono messi al corrente e si stanno attivando, qualcuno mi sta pure già mandando il materiale di elaborato. Però magari è un fuori programma che non riescono a coprire, lo dovete comunque coprire voi. Cioè è un lavoro comunque anche di ricerca, quello che io ho assegnato. Come d'altro altro le vedete lo Stato, se leggi quello che c'è scritto come elaborato, è esattamente quello che vi sto facendo fare io. Allora andiamo avanti. E allora, storia. Allora, qua in storia, sinceramente, non è che insomma, è una cosa che anche qua cerca di fare una mezza paginetta e vai avanti, perché tra l'altro, storia italiana sulla stessa docente, voglio dire, già si è fatta un'idea. Quindi, qua più che storia, tra l'altro, è geografia. Allora, ti ho messo storia del turismo e c'è un link in basso anche qui che puoi andare un po' a prendere un trafiletto che ho trovato. Chiaramente ti dice da dove sono partiti, diciamo, da dove è partito il turismo, quali erano le popolazioni che viaggiavano in antichità, gli Egizi, poi i Fenici con le barche, i Greci, i Romani con l'impero romano, chiaramente. E poi io ci ho aggiunto i tedeschi. I tedeschi non li trovi nell'articolo, ce li ho messi io perché il viaggiatore moderno è tedesco. Cioè, in qualsiasi posto turistico il cliente tipo è tedesco perché viene, spende, mangia, beve, fa, insomma, ha una tasca abbastanza comunque piena. E poi per cultura è abituato a viaggiare. Lo vedremo anche tra l'altro in marketing perché ci ho messo un sito di cui non parlerò forse al corso, però. Allora, storia della Valle d'Aosta, quindi come si è costituita questa regione? Abbiamo già visto prima in italiano che viene citata all'interno del Piemonte all'epoca di Carducci, quindi storia antica, Medioevo, Rinascimento, 1700-1800, dal fascismo a oggi. Anche qui trovi questo sito, Storia della Valle d'Aosta, in fondo a tutto, e dove trovi un trafiletto che ti dice da Wikipedia, diciamo, questi momenti storici che ti ho citato. Anche lì si tratta di una paginetta, non di più, serve giusto per poter dare qualche informazione storica sulla tua. Poi magari tu ne sai di più che ci abiti, quindi magari ci aggiungi del tuo.
La cosa significativa, visto che la nostra tesina deve poi parlare di turismo, sono chiaramente i luoghi, quindi parla comunque un minimo di questi. Io ne ho citati una ventina, andando a vedere, fatto un po' io il turista, no? Andato su TripAdvisor, posti da vedere in Valle d'Aosta. Mi sono uscito un articolo con questi 20 posti e niente, quindi puoi tranquillamente insomma parlarne, tu che sicuramente li conoscerai meglio, dare qualche input su queste varie località che ti ho scritto e che in parte vediamo nelle slide come sfondo per tutta la tesina. Località sciistiche della regione, qui poi ti ho fatto un focus sulle località sciistiche, perché chiaramente quando andremo a parlare di turismo, il turismo della tua regione ovviamente è per lo più sciistico, mare non ce n'è, però ci sono i laghi e soprattutto c'è tanta natura, quindi immagino trekking e campagna come tipo di altra branca del turismo. E quindi ti ho citato queste località, magari ci puoi dire, che ne so, un'altra cosa che ho notato, che avete una lingua proprio vostra, Pathos, una cosa del genere. E quindi, insomma, magari parlare anche di queste differenze culturali, perché poi, da quel che ho capito, c'è una parte che parla tedesco perché va verso la Svizzera, tu mi dicevi che sei nella zona francofona, che credo sia quella più grossa da quello che ho potuto farmi un'idea. Sì, la zona tedesca è solo una piccola parte comunque. Ok. E quindi anche parlare magari di queste differenze linguistiche, tu che sei di là e quindi ci puoi veramente far toccare con mano queste diversità. E, ok, andiamo avanti. Economia politica, quindi slide numero 5. Ci sei? Mm-hmm, sì. Intanto molto bella sta cosa, io quando l'ho visto sto foro imperiale romano, perché penso sia un teatro, sia un foro, qualcosa del genere, sì, mi ha ricordato moltissimo Il Signore degli Anelli, Osgiliath, la città di Osgiliath. Allora, tipologia di beni, ti ho scritto, beni complementari, beni perfetti sostituti. Io non so la professoressa che vi sta facendo fare di economia politica, perché è una professoressa che fondamentalmente è avvocato e giurisprudenza, loro fanno un esame di economia politica. Però una delle cose più semplici che si fa è solitamente far vedere che alcune tipologie di beni, solitamente si dice, presa un'economia immaginaria in cui esistono due beni soltanto, X ed Y, se i beni sono perfetti sostituti, se i beni sono complementari. Chiaramente, beni complementari, per esempio polo più albergo, sono complementari, no? Perché io voglio andare in quella località, però la devo anche raggiungere. Quindi, da questo punto di vista, per un tour operator, ad esempio, che è chi mette assieme il pacchetto, no? Questo fa il tour operator. Il volo o comunque il mezzo di trasporto e l'albergo sono due beni complementari, lo sono anche dal punto di vista del cliente, dell'utilizzatore, e hanno un certo tipo di comportamento, no? Mentre invece una scelta tra mare e montagna, quindi vacanza al mare o vacanza in montagna, sono due beni chiaramente sostituti, perfetti sostituti, o vado lì o vado là. Quindi il comportamento in termini economici è differente. Se tu scrivi comunque su internet, qualora la professoressa non si lo ricordasse, non lo mettesse nel programma, non ne parlasse, beni complementari, beni perfetti sostituti, vai su internet, scrivi queste parole e trovi sicuramente delle robe da scaricare, da imparare, dei paragrafetti con delle curve e delle cose, ma molto molto semplici, stiamo parlando di dirette. E quindi lo puoi trovare su internet se la professoressa non dovesse dare nulla al riguardo. Peculiarità fiscali del turismo, la tassa di soggiorno. Cosa succede quando noi siamo un operatore turistico e vendiamo un pacchetto, in particolare quando siamo un albergo, quindi siamo in loco, che facciamo pagare al cliente quella famigerata e schifosissima tassa di soggiorno, ok? Siccome ho notato che la professoressa di giurisprudenza, lato economia politica, tende a mettere roba sulla tassazione, allora ti ho voluto citare questo come argomento, anche perché è un argomento molto molto semplice, quindi pure qua, se vai sopra internet, trovi una mezza paginetta da
da riuscire a sgraffignare e a parlare anche in maniera molto semplice, perché non ci stanno grafici, curve o cose complicate. Peculiarità normative della Val d'Aosta, chiaramente è una regione a statuto speciale, quindi questo a sua volta, ancora una volta su internet facilmente puoi trovare, come dire, la regolamentazione, che cosa cambia, quali sono magari anche le altre regioni a statuto speciale e soprattutto quali sono le cose speciali, no? Per cui viene trattata diversamente, tra cui investimenti e finanziamenti statali, nel senso che leggevo da qualche parte, mi dispiace di non aver riportato il link, ci sono comunque degli investimenti proprio previsti appositamente per quella regione lì, ok? Quindi informati su queste cose, va bene? L'economia politica dovrebbe essere piuttosto agevole, almeno per sì, non ti ho messo cose più complicate, perché poi l'economia politica in realtà tra tutte le materie è la più difficile, se proprio vogliamo essere onesti, se si vanno a fare gli argomenti importanti. Ok, andiamo sulla slide numero 6, dai, qui comincia l'affare nostro. Identitario, hai chiesto la tesina. Allora, il settore turismo in Italia, quindi la prima cosa, parliamo di turismo, quindi facciamolo per bene, fatturato del turismo sul PIL Italia. Qui c'è uno spazio che non ci doveva essere, vabbè, comunque c'è qualche imperfezione, poi magari te la aggiusto e te la rimando. Fatturato del turismo su PIL Italia, quindi quanto cuba il settore del turismo in generale, quindi qua dato generale, nord, sud, centro, tutto, di qualsiasi tipo di turismo, quindi in generale quanto cuba sul PIL? Se non lessi male, intorno al 20-30%, ma cerca il dato, perché non so quello che lessi, quanto fosse affidabile, a quanto tempo fa facesse riferimento, quindi se riesci a trovare delle serie storiche, tanto di guadagnato, cioè magari ci fai vedere un grafico con degli istogrammi dove si vede che nel 2018 cubava il 30%, nel 2019 il 35%, nel 2020 poi il 20%, perché chiaramente con la pandemia e tutto. Vabbè, tipologie di turismo in Italia. Voglio poi che, una volta che abbiamo detto quanto pesa complessivamente, tu riesca a trovare, se ci riesci chiaramente, dei dati per splittare il fatturato a seconda della tipologia di turismo. E ti ho messo crociere, quindi come sottocomparto, mare, altro sottocomparto principale, credo, città storiche, quindi il turismo, diciamo, da capitale, no? Napoli, Roma, queste cose qua. Montagna e campagna. Quindi splittiamo il fatturato totale in una serie di sottocomparti del turismo. Chiaro? Poi, turismo locale. Veniamo poi alla Valle d'Aosta. Divisione del fatturato del turismo tra regioni. Quindi vediamo questo fatturato totale, adesso lo analizziamo, anziché per tipologie di comparti, lo analizziamo per regioni, cioè vediamo quali sono le regioni più turistiche e quali quelle meno. Il PIL è il fatturato del turismo in Valle d'Aosta, quindi poi ci focalizziamo sulla Valle d'Aosta e vediamo quanto produce la Valle d'Aosta, sempre a livello globale, e poi lo splittiamo anche qua, secondo il turismo sempre della Valle d'Aosta, però in comparti, quindi per laghi, città storiche, che vabbè sarà Aosta e forse qualche altra località, montagna e campagna. Quindi cerchiamo di capire all'interno del fatturato della regione come si suddivide tra i vari comparti del turismo. Filiera del turismo, analizziamo poi chi è che compone questa filiera. C'è qualcosina anche dentro a quell'elaborato tuo, che ti ha dato la tua amica. Però sostanzialmente, tour operator, agenzie di viaggio, villaggi vacanze, affittacamere, bed and breakfast, campeggi, nettisti, hotel e alberghi. Sai cosa sono i nettisti? No. Allora, i nettisti sono i proprietari di case o di stanze, che chiaramente a loro volta danno in gestione
ai tour operator, alle agenzie di viaggio, a chi gli compra insomma le stanze, oppure che loro in maniera diretta fittano direttamente al cliente. Quindi i nettisti sono, come dire, alla fine della filiera, però insomma sono gestiti, fanno affari un po' con questi e poco con quelli, diciamo così. Chiaramente se io tengo una casa, come dire, se io tengo diverse stanze ad esempio, no? Ho diverse case, se non ho voglia, e probabilmente non ce l'ho perché probabilmente faccio altro nella vita come lavoro, di mettermi a gestire queste case con ognuno degli affittuari, eccetera, per guadagnare in maniera diretta, è molto più probabile che io lo dia in gestione a un tour operator oppure a un'agenzia di viaggi, o che comunque ogni anno mi senta con alcuni di questi partner per dire: senti, ma tu quest'anno quante camere mi fitti? Stiamo a marzo, capito? Cioè, perché solitamente le agenzie e i tour operator, prima ancora di avere il cliente finale, in anticipo già comprano per avere appunto la possibilità di dire: oh, a Courmayeur ci sta, ti posso dare un'offerta su Courmayeur. Loro se la procacciano appunto parlando con i nettisti, ok? Quindi di solito, a meno che il nettista non abbia voglia di mettersi a fare tipo bed and breakfast e diretto contatto col cliente finale, se la gestisce così. Quindi è importante che tu ci dica, ognuno di questi soggetti, chi è che fa e qual è il suo ruolo. Il tour operator, lo dicevo prima, fondamentalmente è un assemblatore di pacchetti, cioè è colui che mette assieme il viaggio con la località dove, cioè come dire, con la stanzialità dove sostare, e magari con qualche escursione vicino, ok? Oppure il villaggio, il bungalow, cose del genere. L'agenzia di viaggio è un operatore più piccolo, però che ha una copertura territoriale maggiore, perché l'agenzia di viaggio di Giuliano, cioè se io sono un cliente, cioè sono una persona in Giuliano, vado nell'agenzia di viaggi, difficilmente mi metto in contatto direttamente col tour operator. Quindi l'agenzia di viaggi solitamente vende dei pacchetti creati dal tour operator. Chiaramente tra tour operator e agenzia di viaggio c'è quel solito discorso che facevo l'altra volta di push e pull, e cioè: quanto mi dai su questo pacchetto? Io ho quell'altro che sul pacchetto suo mi paga il 10%, tu mi dai la provvigione del 12%, così vedo il tuo? Chiaro, c'è un po' questo gioco delle parti. Vabbè, poi ci sono i villaggi via vacanze, gli affistacamere, i B&B, i campeggi, queste sono strutture che, come voglio dire, si organizzano di per sé, cercano di fittare direttamente al cliente finale, soprattutto adesso con Airbnb, che è una piattaforma di cui poi mi dovrai parlare più avanti, ne dovrai comunque sapere. E poi c'è il settore degli hotel e degli alberghi, che chiaramente è in contatto con tutti questi della filiera e sarà poi anche il soggetto principale tra questi attori che vogliamo studiare, no? Che vogliamo analizzare un po' meglio, o per il quale vorrei che tu avessi con questa tesina un biglietto da visita importante se ti vorrai domani presentare a uno di questi alberghi che magari farai nell'analisi, ok? A un colloquio di lavoro esibire una tesina del genere, di guarda, io comunque ho fatto questo lavoro per il diploma, ma poi con il professore, era un professore, diciamo, aziendalista, quindi ho avuto modo di studiare ancora meglio il territorio. Credo che faccia, non credo, te lo dico con certezza, fa assolutamente la differenza ad un colloquio se tu presenti un'analisi dei competitor e una conoscenza, pur non avendo esperienza, diciamo, in albergo, ce l'hai nella ristorazione ma non in albergo, però una tesina del genere ti apre un po' le porte, cioè quantomeno chi ti sta ascoltando dice: vabbè, a questa non gli devo imparare proprio tutto, cioè ha già studiato, anzi magari sa delle cose che io non ho avuto il tempo di andarmi a vedere, ok? Quindi, come per gli altri ragazzi, ho cercato di darti un lavoro tosto, sì, ma che ti possa poi servire al di là banalmente per prendere il diploma. Allora, analisi dell'offerta di alberghi in Valle d'Aosta, quindi qui entri proprio in gioco tu e devi fare quello che vedi appena bozzato, diciamo, nel mio file Excel, lo devi rifare
per gli alberghi. Ti preciso per gli alberghi 4 e 5 stelle. 5 stelle mi pare che ce ne siano veramente pochissimi, forse addirittura solo uno. Però insomma, valuta o 4 e 5 stelle, se ne sono proprio pochi fai anche quelli a 3 stelle. Comunque sicuramente non quelli a 2 o a 1 stella, non ci servono a niente. Come puoi ben capire, per il ragionamento sul posizionamento, un albergo a 4 o 5 stelle o comunque di alta qualità, ma non se ne frega niente, non se ne deve fregare niente del bed and breakfast che vende la stanzetta a 25 euro. A lui non gliene frega niente. Non è un suo competitor, è come se stessimo dicendo, sai, tu sei Ferrari, c'hai come competitor Maserati, Lamborghini, però ti preoccupi della nuova Panda. No, perché chi compra la Panda non è un cliente tuo, tu sei Ferrari, cioè, capisci? Voglio dire, se io sto in un albergo a 5 stelle, ho come clientela l'imprenditore, il ricco, che ne so, lo sceicco di Dubai, a quello gli serve magari un servizio con l'eliporto a disposizione o con la limousine. Sono servizi e tipi di clienti che non hanno niente a che vedere con Gimo Pirozzi che vuole andare a fare gite e dice, vabbè, ma però ho trovato il bed and breakfast a 25 euro. Sì, io devo solo sostare. Loro hanno bisogno di agio, lusso, servizi, sono un altro standard, ok? Quindi questo che ti sto dicendo me lo dovrai ripetere, ok? Voglio che si evinca dal discorso, perché molte volte è difficile capire quali sono i confini di settore e i confini della concorrenza. Nel caso degli alberghi, tra l'altro, i proprietari della scuola dove state iscritti, che sono amici miei, loro tengono un albergo a Napoli e a volte gli ho sentito fare dei discorsi che io non ho potuto non dirgli, ma guarda, ma tu non puoi pensare a Airbnb, a queste robe qua, tu c'hai albergo al centro di Napoli, a te non devi fregare niente della stanza venduta a 25 euro o a 27, la tua stanza sta almeno 75-80 euro, perché sei al centro di Napoli, punto, devi badare quel segmento lì, ok? Quindi nel caso degli alberghi, paradossalmente quella cosa delle stelline, delle stelle, già è di per sé una definizione dei confini di concorrenza. Vorrei che questa cosa venisse fuori. Quindi ti fai questa bella analisi, questo bel mappone in file Excel e poi lo dobbiamo riportare però graficamente su un, come dire, su un grafico appunto con ascisse ordinata dove c'hai prezzo e qualità e abbiamo dato quindi un voto complessivo a ciascuno di questi alberghi e li posizioniamo magari con il loro logo sopra questi quadranti e vediamo come stanno messi, cioè come si spostano, se ci sono delle aree magari poco aggredite, ok? Questa si chiama mappa delle preferenze. Non ci siamo arrivati ancora al programma, la farò vedere, spero, insomma, a breve, non a brevissimo, ma a breve. Allora, anomalie del circuito della produzione. Mi sono reso conto che quella famosa slide che vi feci vedere sul continuum del circuito della produzione, quella dove parlavamo della destagionalizzazione dello stabilimento balneare oppure dei gelati, e l'inversione del circuito produttivo, sono due casi che si verificano proprio nel tuo settore, cioè proprio nel settore alberghiero. Perché? Perché intanto tu mi prenoti e probabilmente mi paghi anche già con la carta di credito un acconto, no? Quindi in quel caso lì io comunque sto ricevendo dei soldi prima di fornirti il servizio e quindi inversione di processo. In secondo luogo, oggi ormai molti alberghi non prendono neanche la caparra, quindi voglio dire, vabbè, però comunque noi mettiamoci sempre in condizione che questa cosa funziona, quindi che l'acconto c'è, una parte mi viene quindi già anticipata dal cliente. E quindi questo, come già vi dissi pure per l'e-commerce, quando tu ottieni prima il pagamento stai implicitamente riducendo l'indice giorni di credito ai clienti e quindi stai migliorando il tuo cash flow, ok? Quindi questa è una prima cosa che vorrei che mi dicessi. Anche la destagionalizzazione è un tema all'ordine del giorno per l'albergo, perché l'albergo giustamente se è in una zona di mare vive la stagione estiva, se è in una zona di montagna vive la parte invernale o la settimana bianca. Poi per carità si può fare montagna anche ad agosto, io in Abruzzo spesso ci sono stato proprio ad agosto sulle montagne, però
diciamo tipicamente il turismo da sciistico è quello comunque diciamo invernale. E quindi il tema della destagionalizzazione però lo tocca un albergo, cioè durante i periodi non di come si dice, non di punta comunque, non di picco, che faccio? Posso provare a far conoscere la struttura attraverso eventi per privati oppure sfruttando la sala congressi, quindi rivolgendomi ad un altro tipo di mercato che è il mercato B2B, ok? Per fargli fare dei workshop, delle convention, quello che è. Quindi questa, anche qui c'è un link che si vede o non si vede, vabbè, comunque il link ci trovi qualche informazione utile. E andiamo al marketing. Buongiorno. No, comunque nella sua area praticamente devo fare solamente dei grafici a questo punto. Devi fare dei grafici, ma per poterli costruire hai bisogno di dati, se no il grafico come lo costruisci? Sì, però praticamente sono dei grafici. Sì. Chiaramente tutte quelle cose che ti sto dicendo me le devi ribadire a voce, quindi sì, pure per quanto riguarda, tu dici per esempio, assolutamente, sono sempre grafici per quanto riguarda quanto cuba sul PIL, come sono divisi i vari, i vari compatti, sì, quelli sono aerogrammi, grafici a torta, quindi... quando hai dei grafici a torta, Karin, vabbè che in questo caso sono tipo 6-7 comparti, alcune volte capita che ci sono 15-20 comparti, poi magari ce ne stanno 10 che puntano uno, cioè non li mettere, capito? Aggregali in altro, se ti trovi per esempio, che ne so, che campagna ti dice l'1% e città storiche dice l'1%, cioè se ce ne sono vari metti come altro e fai 3% per esempio, ok? La cosa importante è far rilevare bene chi sono i primi due comparti o i primi tre comparti e come se la giocano, come se la lottano tra loro. Perché? Perché chiaramente il messaggio qual è? Se io scopro che la campagna è meno visitata, no? Potrei pensare come regione di mettere degli incentivi su chi fa turismo campagna per far crescere quel comparto. E io come albergo potrei dire, beh, forse i servizi che sono offerti in quel sottocomparto sono pochi, magari aggiungo una convenzione con l'istruttore di trekking, ok? E io mi posiziono offrendo un servizio che forse gli altri non curano tanto e mi differenzio, ok? Sempre come sono ipotesi, io ragiono sempre in maniera didattica, poi sono i dati che ti dicono la verità. Allora, andiamo a marketing. Bene. Qua secondo me devo un attimo fare una sigarettina perché il discorso è tosto. La parte sul marketing è quella più estesa ed è anche quella per cui ho voluto farti fare la tesina sugli alberghi, perché secondo me c'è tanta roba, beh, cioè si applica quasi tutto di quello che io spiego nel marketing per gli alberghi. Allora, intanto vedi che c'è marketing dei servizi, modello di Gronros e modello a 7P. Chiaramente quello che stiamo offrendo non è un prodotto, non è un bene, ma è un servizio. A meno che tu per bene non voglia intendere il luogo, ok? E comunque non è che glielo stai regalando, glielo stai vendendo, perché non è perché facciamo un metto poco e gli vendiamo la montata di Trevi. Cioè, è una visita che il cliente fa. In realtà, cosa gli stiamo offrendo? Se proprio vogliamo parlare di un bene, gli stiamo offrendo un'esperienza. Questo è. E sulla parola esperienza vorrei che tu ti focalizzassi molto. Infatti, addirittura vedi che c'è scritto marketing esperienziale. Me ne ero quasi dimenticato, ma ve ne devo parlare. Che cosa ci resta impresso veramente? Se non le nostre esperienze. Un accenno di marketing esperienziale implicitamente io ve l'ho dato quando abbiamo parlato del sito. Io che vi ho detto, il sito come deve essere? Deve essere interattivo, cioè io devo fare qualcosa. Buongiorno, il sito della libera professionista Karin Cianzancin. Ok, che faccio con questa pagina? Fammi pazziare, fammi premere un pulsante, fammi avere una fotografia, devo poter fare qualcosa. Nel caso della vacanza, questo c'è scritto pure nel tuo documentone di 137 pagine. A un certo punto dice:
perché non siamo diventati i migliori gestori dell'accoglienza? Come mai non siamo dei campioni dell'accoglienza? Eppure abbiamo tante cose, mare, montagne, abbiamo tutti i tipi di turismo in abbondanza. Perché siamo dei maledetti approssimativi del cacchio. Perché facciamo le cose alla sonfrasò, come c'è scritto sempre lì dentro, perché molti non sono albergatori, sono persone che hanno ereditato, in qualche modo hanno un patrimonio, per cui oltre alla casa propria hanno anche magari un appartamento o un casone più grande, hanno fatto una mansarda, e allora pensano giustamente di affittarla. Ma quello non è turismo, quello è a livello del bed and breakfast, cioè un introito minimo, così, guadagni una cosa in più, ci paghi le tasse, insomma. Fai quello, è diverso rispetto a quello che ti stavo raccontando prima, pensare di avere un eliporto oppure un campo da golf perché sai che da te deve venire il ricco, è chiaro? Cioè c'è tutta una predisposizione all'accoglienza e all'esperienza del turista che noi non abbiamo. Noi siamo quelli con il coso dei gelati della San Montana, là fuori un ombrellone piantato, questo siamo, purtroppo, ancora. Chiaro? Quindi non c'è proprio qualità del servizio, il servizio non è pianificato, non è pensato, non è adeguato, è lasciato al caso, per questo non siamo campioni di accoglienza. Non badiamo neppure chi c'ha l'albergo, dici cacchio, ma questo c'ha l'albergo con 8 piani di albergo, vuoi che non pensi a come si fa l'albergo? No, nel senso, lui pensa soltanto a affittare quelle maledette camere che ha e non capisce che quello è solo l'inizio di un'esperienza del cliente che non si sostanzia soltanto sicuramente in dove alloggia, ma soprattutto in quello che fa poi durante quei 7, 8, 10, 15 giorni o 3 giorni che ci viene a trovare. È chiaro? E io sono molto sciocco se non penso che il vero focus del cliente non è venire a dormire a dormire. Lui viene a dormire qua per appoggiarsi, perché dovrà pur, mica può dormire sotto un ponte, ma viene a visitare la città, viene a visitare il mio litorale, viene a visitare i miei ristoranti per mangiare la roba buona. Quello viene a fare, quello è il suo vero motivo, ok? In un certo senso la mia domanda primaria è in realtà una domanda secondaria, perché lui non è che ha espresso come desiderio voglio andare a dormire a Napoli, no, lui come desiderio ha voglio visitare Napoli, io mi trovo a Napoli con l'albergo, dovrò pur dormire perché resto qualche giorno, quindi la mia domanda di letto, posto letto, è secondaria rispetto alla sua vera esigenza. Ricordate la slide sui bisogni? Il bisogno suo qual è? Conoscere una città, fare un'esperienza indimenticabile, questo metterei come mission, fare un'esperienza indimenticabile, questo lui si augura, di venire in un posto e dire wow, ragazzi, quando ritorna, dover raccontare, poter raccontare mille cose bellissime che lui ha visto. Vedi il potere dell'esperienza? Più l'esperienza è forte, più ci si ricorda e più si vuole anche tornare. E più si parla anche bene, quindi si vuole tornare, leggi fidelizzazione, CRM, si parla bene, leggi come referrals, sviluppo di nuovi clienti, Gino è venuto a Budapest, l'ha trovata una città fantastica, ha portato altri 10 amici a Budapest e quando non ci è potuto tornare per la quarta volta ha continuato a consigliare in Italia, ragazzi se dovete scegliere un posto, Budapest. Punto. Quindi tutto questo memorizzalo e sono tutti argomenti che voglio che chiaramente ci vengano ridetti, perché sono l'essenziale. Se non capiamo questo, poi dopo vediamo che tipo di albergo strutturato. Allora, modello di Kronos non te lo spiego perché l'abbiamo già visto durante il corso. C'era il discorso del back office, il front end, quindi arriva una prenotazione, ok, che succede poi? C'è una serie di persone che devono gestire pratiche, burocrazia e quant'altro, no? Allora, modello a 7P lo vediamo applicato, perché come puoi già leggere sotto, vediamo il marketing mix con le 7P. Quindi prodotto, interventi strutturali sullo stabile. Allora, qua va da sé, stiamo parlando adesso, mettiti nei panni del direttore generale
tipo Michele Placido che ha visto i grandi magazzini, no, il direttore generale dell'albergo. Sei, si chiama direttore tecnico nel loro caso, e c'è bisogno di un corso specifico come direttore tecnico per poterlo fare quella mansione lì, però diciamo che sei il capo dell'albergo. Un albergo che sicuramente è, come dicevo, un 4 stelle tendenzialmente, 4-5 stelle, comunque alta qualità, ok? Quindi non posizionato comunque come alto, no? E quindi che cosa bisogna fare? Innanzitutto sul prodotto. Sul prodotto vado a fare degli interventi strutturali sullo stabile e quindi tutti quegli aggiustamenti che mi possono permettere di fornire dei servizi che siano adeguati al tipo di cliente ideale che sto cercando. Dicevo prima, campo da golf, se ho degli ettari, visto che siamo in zone comunque piene di verde, comunque immagino che non ho solo la proprietà dello stabile, ma comunque di un po' di spazio, se ho dello spazio disponibile, beh, piuttosto che lasciarlo incolto così, o di metterci il praticello inglese, cerco di svilupparlo, di attrezzarlo per dei servizi che mi possano permettere di differenziarmi, di offrire un plus valore rispetto ai miei competitor. Tipo, mo ci vuole, veramente, l'eliporto, tipo campo da golf, se mi aspetto una clientela alta, il golf o il polo sono degli sport d'elite, quindi se diciamo mi metto in condizione di avere quei servizi lì, forse la mia clientela ne sarà ben felice, no? Potrà dire, ah, tra questo e quell'altro, 5 stelle, 5 stelle, questo c'è il campo di golf, ah, io sono appassionato, vado là, ok? Quindi interventi strutturali, la piscina con una vista particolare, cioè, insomma, lì poi si va a spaziare nell'architettura e ci sono veramente tante tante soluzioni che tengono conto e tengano conto anche, diciamo, dello scenario, no? Del panorama ambientale che hai di fronte. Magari hai di fronte un lago, fai una piscina che sembra terminare a terrazza sul lago, è una roba particolare, no? Pure per farci una foto col drone da mettere sopra al tuo sito. Analisi dei punti di debolezza dei competitors, analisi dei servizi luxury su cui differenziarsi. Quindi, qualora non sia stato ancora chiaro, gli interventi sullo strutturali sono proprio interventi di, come dire, di muratura, cioè fisicamente costruisco qualcosa. Qui in questi secondo e terzo punto ti sto parlando invece di servizi, ok? Ad esempio, facevo prima l'esempio, la limousine, no? Oppure l'autista personale, o non lo so, il personal trainer, cioè vieni qui e se vuoi c'è anche un personal trainer, perché sei abituato, che ne so, a fare taekwondo, oppure delle arti marziali, quello che è. L'analisi dei punti di debolezza dei competitors, vada bene, che fa sempre parte del file Excel, ok? Nel file Excel, oltre ad avere, diciamo, dei numeretti su valutazioni su alcune cose, c'è anche una colonna dove io ho scritto servizi aggiuntivi e lì per ogni albergo ho scritto, che ne so, piscina olimpionica, oppure parco giochi per i bambini, babysitting, cioè cose che, diciamo, non tutti hanno. Allora, quando tu hai la lista di tutti gli alberghi della Valle d'Aosta, di quel tipo lì, diciamo, dei tuoi competitor, andando a leggere precisamente tutti questi servizi, ti accorgerai che forse qualcuno ha dei servizi unici. Copiamoli, molto semplicemente. Copiare non è, non è assolutamente disdegnabile in questa circostanza. Anche perché, se non altro, siamo andati noi a scoprire cosa copiare, quindi un po' di bravura ce l'abbiamo messa. E poi, se vediamo che nessuno ha, ad esempio, il servizio eliporto, possiamo pensare di mettercelo, no? Come esempio. Ok, brand identity, qui chiaramente vorrei che tu sviluppassi un logo e un naming, ok? Quindi sia l'immaginina, sia il naming e la parte scritta. Per esempio a me, studio Leonardo, Leonardo è la parte testuale, quindi il naming, l'aquilotto è la parte, diciamo, il logo in realtà è complessivo, è tutto. Però diciamo logo qua, io sto intendendo la parte grafica. Quindi immagina un logo, se riesci, magari lo riesci pure a disegnare, oppure addirittura a realizzarlo graficamente, o a farlo realizzare. Quindi, insomma,
puoi anche, se non lo riesci a realizzare, semplicemente descriverlo. Cioè dire, io lo chiamerei così, perché questa cosa, questa parola ricorda questo concetto, che secondo me è pertinente al tipo di posizionamento da 4 stelle lusso. Il colore è questo, perché nell'interpretazione psicologica questo colore corrisponde a questi concetti, quindi secondo me va bene per il settore lusso. Come simbolo grafico ho pensato a questo elemento perché richiama la Valle d'Aosta, oppure perché richiama un concetto di valore, ok? Banalmente mi viene in mente come concetto, come colore, colore dorato. Dorato ovviamente dà un segno di valore, no? Che cos'è dorato? Una roba che vale, quindi se il mio logo è in colore dorato, forse il mio albergo è un albergo dorato, è un albergo di valore, no? Quindi, cioè, insomma, raccoglio che ragioni ci dai una idea su questo. Upselling e cross-selling, come aumentare l'ARPU. Allora, questo lo abbiamo spiegato con l'esempio che facevamo sulla stampante con... dove fu molto bravo Cristian, no? Direi un pollo lui, se non ci fa upselling e continua a guadagnare. Upselling significa ti rivendo lo stesso prodotto oppure quella categoria di prodotto però un po' aumentato. Che cosa potrebbe essere nel nostro caso? Gino Pirozzi è stato cliente di questo albergo per la stanza 54, gli faccio provare la suite. Che le suite chiaramente sono le stanze super VIP, no? Magari gli mando con uno sconto solo per lui che è già stato cliente, invece di fargliela pagare a prezzo pieno, gli faccio uno sconto sulla suite del 50%, per esempio. Ok? Quindi in questo caso mi stai rivendendo la stanza, non la stessa stanza, una stanza migliorativa, per cui alla fine se ho pagato 50 euro la prima volta, adesso te ne darò 70 per una stanza che in realtà vendi solitamente a 140, però comunque io da 50 euro adesso te ne sto versando 70, quindi più le 50 di prima, passo a 120 e sto spendendo ancora un po' di più e mi stai facendo provare un servizio aggiuntivo, upselling. Cross selling è quando io invece ti vendo altro, cioè proprio un altro prodotto. Gino Pirozzi torna nella sua stessa suite 54 perché gli era piaciuta, perché dava la vista proprio sul lago, e, però quando va via io gli faccio trovare un'offerta su, che ne so, un dolce tipico valdostano. E costa 15 euro, insomma, questa cosa di dolci, Gimo la compra e quindi oltre ai 50 euro spende altri 15 euro per comprare un altro prodotto, ok? Quindi upselling e cross-selling, come aumentare l'ARPU? ARPU sta per average, revenue per utent, cioè ricavo medio per utente, per cliente. Quindi come faccio ad aumentare la spesa media di un cliente? Probabilmente appunto vendendogli anche lo stesso prodotto, ma in aggiunta con qualcos'altro. Qualcos'altro può essere anche un itinerario, può essere anche, che ne so, in Egitto l'escursione con i cammelli, ok? Per intenderci. Quindi basati molto e fai un'analisi di quelli che sono i prodotti tipici, magari l'enogastronomia, itinerari particolari, ci sono, abbiamo visto 20 località da visitare, quindi magari il concetto qual è? L'albergo deve capire che, ripeto, oltre a vendere la stanza deve vendere l'esperienza. Se io quell'esperienza, anziché mandarti, te la faccio trovare stesso in albergo, no? Ti faccio l'esempio da noi, così, perché per me è molto più facile parlarne da napoletano. Cioè, se tu vieni qua, no? Io ti faccio vedere Mergellina, ti porto a vedere Napoli, ma poi la sfogliatella da Scadurchio la devi andare a mangiare, la pizza da Sorbillo la devi andare a mangiare, perché nel mondo è quella la pizzeria migliore del mondo, quando ti ricapita, ok? Meglio ancora se io la pizza di Sorbillo, se proprio non riesci ad andarci, la faccio trovare, perché la ordino, ma faccio portare 10 pizze, e tu per ora di pranzo la trovi qua nell'albergo. E io comunque ti sto vendendo il pranzo oltre alla stanza da letto. Prima che te ne vai, un pacco di dolci napoletani, mostaccioli, vari ed eventuali, ce ne abbiamo tanti, te li devo far comprare.
una busta di mozzarella, magari dentro al polistirolo, fatta dal caseificio, ma quando ti ricapita a te di mangiare la mozzarella nostra? Oddio, là dove stai tu, forse formaggi, magari altri tipi di formaggi, ecco, quelli sono cose che tu devi fare, lo stesso discorso che io faccio con la mozzarella. E io la mozzarella te la vendo a un prezzo molto alto, perché molti dicono è una fregatura, ma tu così lo freghi il cliente. Non è vero, ragazzi, non lo sto fregando. Io se vado a comprare la mozzarella la pago 7 euro, vabbè, ma io ce l'ho qua di fronte il caseificio, quindi è normale che la pago 7 euro. Ma tu quante volte nella vita ti ricapita di poter venire qua e mangiare la mozzarella di Napoli? O comunque di potertela addirittura portare in un cassettino 15-20 mozzarelle che quando torni le fai mangiare ai tuoi amici o ai tuoi parenti? E allora è normale che te la vendo a 15 euro, dici, ma chi del doppio? È un furto, non è un furto, quegli 8-9 euro in più sono il costo opportunità, si chiama proprio così, prezzo unico, costo opportunità in economia, dovuto al fatto, all'esclusività, alla necessità, al fatto che tu hai solo questa come occasione per poterle comprare. Io ci abito qua, voglio dire, è normale che io ci possa andare tutti i giorni dal caseificio di fronte, magari anzi al 10 che 7, ma a 6 euro che sono cliente fisso, cioè, capite? Quindi però l'albergo deve assolutamente ragionare, perché capisci quanto margine hai in più rispetto a vendere, a affannarsi solo per la cacchio di stanza. Tra l'altro, una volta che ho fatto tutti i miei investimenti in marketing per essere presente, riuscire a farmi trovare da te che cercavi di viaggiare qui a Napoli, e finalmente ti ho convinto, hai prenotato la stanza, è che non ti vendo qualche altra cosa, che a me basta essere convenzionato col signore di fronte, che lo conosco da 20 anni e lo conosco, ci chiamiamo per nome. Sono veramente un pollo se non faccio cross selling su queste cose. E guarda che questo significa fare il 30, il 50, il 100% di ricarico in più sul solo prezzo della stanza. Pertanto fa la differenza tra essere un albergo che funziona e essere un albergo che chiude. Anche perché poi, al di là, diciamo, del guadagno, ribadisco, il cliente è contento, perché tu gli stai aumentando il volume dell'esperienza, gli stai facendo un favore, non gli stai facendo un torto, anzi, al contrario. Ok? Quindi questa parte qua è assolutamente importante, e veramente voglio che venga fuori, perché è la risposta a tutte quelle domande o a quelle critiche velate che stanno in buone 50-100 pagine di quella roba che mi hai mandato scritta dalla tua amica o cioè, dal professore che gliela dà. Ma lui lo sa, cioè si capisce anche dal modo in cui sta scritto. Quindi prototipici itinerari, chiaramente gli itinerari. Per esempio, se vieni a Napoli, è ovvio che ti mando col traghetto a Ischia, Capri e Procida. Sono pollo se non lo faccio. Sono ancora più pollo se non mi prendo io una convenzione con la Caremar, col traghetto di turno, con la SNAV, e ti faccio trovare senza che devi andare là alla biglietteria e fare tutto, ma se solo a me il biglietto, dove vuoi andare? A Capri? Allora guarda, qua c'è il biglietto del traghetto, fatta a quest'ora, a quest'ora, a quest'ora. Io ti consiglio di andare alle 7, perché così ti fa tutta la giornata. A mare, vai a Marina Piccola, a mangiare, vai a mangiare a questo ristorante qua. Capisci? Cioè, questo è fare rete sul territorio, perché chiaramente quello poi a sua volta in quel ristorante che hai consigliato lui lo sa, è tuo amico, e a sua volta i suoi clienti dirà: ma voi dove soggiornate? Guardate che c'è l'albergo di Pirozzi che è ottimo, è chiaro, no? Cioè, così si collabora. Questo paradossalmente ce l'avete un po' più, noi lo facciamo sempre alla pianatina, alla pane più parola. Invece da voi è più, chi lo capisce lo fa bene, lo fa organizzato, perché voi dal nord siete più ligi, siete più nella rigidità, però c'è una forma di organizzazione più precisa, ok? Quindi queste cose devono venire fuori. Servizi specifici sono quelli che dicevo, convenzioni e servizi generali sono questi. Servizi generali, per esempio, la navetta, cioè, cacchio, se hai un cliente, magari uno sceicco, ma io non ti faccio arrivare dall'aeroporto fino al mio albergo, ti vengo a prendere in aeroporto con la navetta speciale solo per te, per esempio, ok? Quindi potrebbe essere un'idea. Oppure ti faccio il noleggio dell'auto, no? Quindi tu puoi noleggiare l'auto anziché rivolgerti a Hertz, stesso quando prenoti da me, io ti faccio trovare, come dire, un flag da mettere per dire: vuoi anche l'auto che ti aspetta lì? Sì,
Ok, allora sono disponibili la Ford Puma, la Ford Kuga e la Panda. Che cosa vuoi? Voglio la Panda. Benissimo. Flag, aumento il mio margine, sono in contatto con l'agenzia di noleggio e ti faccio trovare la Panda che utilizzerai per i 5 giorni di sosta che devi fare qui. Ok? E siamo tutti contenti. Io ti ho offerto un servizio in più, tu parlando solo con me hai già risolto anche il problema degli spostamenti, io margino di più. Ok? Servizi specifici, che sono quelli su cui ti prego di, come dire, avere fantasia, se no ti scrivevo tutto io e non era giusto. Se stiamo parlando di un albergo che si rivolge a una clientela luxury, e tu sei donna, quindi diciamo le donne il lusso lo capiscono di più, ancora meglio, sforzati di immaginare quali potrebbero essere dei servizi innovativi o originali che potrebbero risultare vincenti magari come o quantomeno qualcosa di diverso dal solito, ok? Io per esempio, alcuni li avevo già citati, ma per esempio sicuramente la spa oppure un personal trainer o diciamo fare yoga davanti al sole per fare saluto al sole, cose del genere, un solarium, sicuramente sono dei servizi esclusivi. Dicevamo quello della limousine, ma ce ne sono tanti insomma. Un servizio di security per esempio, se è ricco sicuramente vorrà depositare un po' di soldi ed essere, come dire, sicuro che stanno bene là e che se gli servono ce li ha, senza dargli la solita chiavettina della cassaforte da 1.000 lire che insomma un banale ladro riesce a scassinare. Quindi servizi di garanzia, insomma c'è tutto un mondo su questo, ti lascio libera di pensarci. E questo è per quanto riguarda la variabile prodotto. Variabile prezzo, scelta del prezzo secondo il principio della concorrenza. Quindi ti sto dando come indicazione. Fai un posizionamento di prezzo che tenga conto del prezzo della concorrenza, sempre Spile Excel. Tu per ognuno ti sei segnata il costo medio della camera matrimoniale qual è e il costo magari della suite o delle suite. Cerca di scegliere un posizionamento di quel tipo lì, ok? Quindi mettimi un prezzo che sia, dici, guardate, io ho pensato che in questo mio albergo ipotetico il prezzo potrebbe essere questo. Perché è in linea con i prezzi dei competitor, che come potete vedere facendo la media è venuto fuori tot. Okay? Puoi anche decidere di mettere un pochino più su o un pochino più giù, giustificandoti un pochino più su dicendo che è una strategia di differenziazione, un pochino più giù e invece vuoi applicare più una strategia di leadership di costo per attrarre di più su quel segmento lì. Perché sei più basso rispetto agli altri alberghi della tua categoria. Io te lo sconsiglio perché stiamo parlando del lusso e il lusso, tornando all'economia politica, è un bene che praticamente ha l'elasticità inversa, cioè più costa, più la domanda cresce. È un comportamento innaturale che possono permettersi in pochi, ma perché? Perché il lusso, io quello che pago è l'esclusività, quindi più costa, più io lo voglio. Perché sicuramente saranno in meno a comprarlo e quindi io risulterò unico. Okay? Quindi un posizionamento di leadership di costo in un settore del lusso per me è sempre sbagliato. Bisogna volgersi alla differenziazione, bisogna capire però poi su che cosa ti differenzi. Se non hai una differenziazione sufficiente a sostenere questo sovrapprezzo, allora forse dovresti metterti in linea con gli altri, non a un prezzo più alto. E ti ho dato come consiglio, sempre da poter dire, discriminazione tra prezzo delle camere standard e delle suite. Cioè, potresti dire, il costo medio di una stanza matrimoniale per i miei competitor è 80 euro. La mia, il prezzo standard, io l'ho messo pur io a 80 euro. Pur avendo una strategia di differenziazione, ho voluto sulle camere standard mantenere il prezzo di mercato. Ma sulle suite, che sono le 5 camere sull'attico, io lì faccio un prezzo molto più alto, perché gli altri arrivano a 170 euro per la suite, le mie costano 200. Perché? Perché sono camere a tema, perché il letto è un letto dorato, è un letto particolare, oppure ci sono delle opere d'arte nella stanza, ok? Ci sono dei tappeti persiani, non lo so, inventa, ok? Ti sto spaventando oppure diciamo
la stai gradendo come situazione? No, quindi la parte marketing, più che altro devo studiarmi un ideale di albergo, diciamo. Sì. Io ti ho assegnato praticamente l'incipit e l'ossatura di quello che tecnicamente è un business plan. Vi dissi, la prima parte è la parte di analisi, la seconda parte è la parte di pianificazione. La parte di pianificazione è quella che stiamo vedendo adesso. Solo che chiaramente non è che ti metti un giorno e fai la strategia per 3 anni di un albergo di svariati milioni di euro. No, ci vogliono 5, 6, 7 mesi che uno ci pensa bene. Una cosa, questo mi dispiace che non lo dico agli altri, se capita con te, lo dico a te. Non è tanto e soltanto il problema di avere delle buone idee. E il problema vero è quello poi di selezionare quelle che vanno bene. Cioè, tante volte un'idea è buona, ma non basta che sia buona per essere applicabile. Perché magari non è coerente con il resto. Oppure perché in quel contesto lì non va bene. Per un altro albergo, magari in Campania, potrebbe funzionare, ma lì in Val d'Aosta no. Quindi molto del lavoro, oltre alla ricerca, oltre al pensare, oltre a trovare idee, dopo è tagliare, cioè tagliare tutto quello che è superfluo, non va, o potrebbe, come dire, comportare più un rischio che un vantaggio. Quindi questo poi, ragazzi, si acquisisce con l'esperienza, e in questo io ho ancora da imparare, quindi penso che se devo imparare io. Vale per tutti. Allora, andiamo avanti. Quindi sul prezzo c'è poco da dire, in realtà. Vorrei semplicemente che tu ci dicessi quindi qual è il prezzo medio che è risultato dalla tabella di Excel, come ti puoi posizionare sulle camere standard per questo albergo ipotetico, e se intendi fare una discriminazione sulle suite. Se sì, perché e come la attui, come la giustifichi più che altro. Perché ad attuarla stiamo parlando sempre dei famosi interventi strutturali sullo stabile del prodotto, no? Quindi siamo sempre al pallino 1 di marketing mix product, no? Perché per fare la camera diversa significa che l'ho costruita diversa. Però la decisione di prezzo io l'ho presa prima. Allora, veniamo poi alle 3P aggiuntive, le ho messe prima perché poi, come puoi immaginare, dopo ci sarà la parte online, quindi... Allora, processi. Un'altra P è quella dei processi. Voglio chiaramente che ti cimenti nella redazione, come abbiamo fatto già per il compito facoltativo sui grandi magazzini, nel creare un organigramma e un mansionario, ma già anche solo l'organigramma, e poi ci spieghi ogni figura che fa. Il direttore generale fa questo, il responsabile marketing fa questo, il responsabile acquisti fa questo, le pulizie sono gestite in questo modo, chiaro? Quindi vorrei una situazione del genere. Funzioni cruciali, quindi ci dici chi fa che cosa, e ci dici anche in una struttura alberghiera quali funzioni sono più importanti di altre, ok? Procedure di booking, check-in e check-out. Siccome stiamo parlando dei processi, vorrei sempre che ci descrivessi pure cosa succede quando, ok, devo prenotare, per esempio. Pronto, buongiorno, sono il dottor Pirozzi, vorrei prenotare una camera presso il vostro albergo. Devi dire intanto come posso prenotare. Puoi chiamare al numero verde, puoi chiamare al numero normale, puoi scrivere un'email, puoi compilare un form sul sito, varie. Chi gestisce questa roba? Dice, la telefonata, c'è l'assistente lì, la segretaria, la receptionist, abbiamo una receptionist per il giorno e una per la sera, quindi diciamo l'orario è coperto H24, quindi anche se qualcuno dovesse chiamare alle 22 di sera, comunque trova una receptionist che risponde e può prendere la prenotazione. Ok, benissimo, che cosa mi dice al telefono, che cosa mi chiede? Io, guardi, ho bisogno che lei porti la carta d'identità, carta d'imbarco, quello che è, ok? Quindi, piccolo script di comunicazione da parte di chi deve rispondere. E se invece io ti ho prenotato la camera scrivendoti un'email su info@, benissimo,
receptionist del suo mansionario, oltre a rispondere al telefono, ha anche il compito di guardare la posta e l'indirizzo generale dell'albergo, info@albergo.it, ok? Cioè, vorrei una roba del genere. Processes significa processi, cioè mi devi spiegare come vengono gestite almeno queste tre attività fondamentali. La prenotazione, l'arrivo, il check-in, e il check-out. Cosa significa? Nel caso del check-in, sono arrivato 2 ore prima, ho le valigie in mano, mia moglie sta partorendo, c'ha il bambino in braccio, la pancia piena, come possiamo gestirci? Le camere non sono ancora pronte, vorrei che tu rispondessi, benissimo, non c'è problema, il nostro fattorino adesso prende tutto il vostro baradan, insomma le valigie, e le mette da parte al sicuro nel nostro, come dire, sgabuzzino, come lo vuoi chiamare, insomma, deposito, ecco, nel nostro deposito che è attrezzato. Nel frattempo, se vuole, c'è un bagno di servizio dove potete rinfrescarvi, sciacquarvi, e questo è un aperitivo di benvenuto. Per esempio, cioè, sto inventando, però voglio dire, cacchio, io non posso stare là, ho preso la prenotazione, aspetto, stendo la mano, non mi pagano, ho pensato solo a questo. Devo pensare come ricevere, come accogliere il cliente. Anche le situazioni paradossali che si possono presentare. È un cliente che è venuto prima, le camere non sono ancora libere, le mie donne delle pulizie stanno facendo le camere, quindi voglio dire, non è che sono impossibilitato ad offrirgli prima il servizio. Però cerco di gestire la situazione, perché ho già delle procedure standard dove sono previsti anche i casi di emergenza, i casi particolari, e in ognuno di essi ho abilitato un processo vincente che farà dire al cliente: ah, però qua le cose funzionano, che bello albergo, se questo è il benvenuto la vacanza sarà molto piacevole, no? Quindi una roba del genere. Il check out, stessa cosa. Come gestisco il check-out? Gli dico buongiorno, arrivederci e se ne vada? No, cioè, prima di fare il check-out, intanto vado a controllarmi la stanza, perché non sono fisso, per vedere se ha rotto qualcosa, se è una lampadina che è saltata, chi se ne frega, in un albergo di lusso non gliela faccio certo pagare. Però, insomma, in generale, un controllo, pure se stiamo parlando di persone ricche, lo vado a fare, cioè... se trovo i paradi tutti distrutti, oppure il letto sfondato, o il guardaroba totalmente a pezzi, voglio dire, tra l'altro, se sono stato bravo, io mi sono preso una caparra all'inizio, no? Che copre proprio, così funziona negli alberghi, cioè prendo una caparra, poi te la restituisco, quella famosa 50-100 euro, dopo che ho al checkout ho controllato che è tutto a posto, quindi non mi è rotto niente, io te la ridò, era cauzionale, quindi non era guadagno, era una cosa che ti ridò. Quindi così si gestisce il checkout. Non solo, ti faccio fare un customer satisfaction survey, cioè un questionario di come ti sei trovato prima di andare via, possibilmente ti invito a fare una recensione positiva, non a caso, te lo faccio fare stesso qua, magari ti prometto il giochino per il bambino, oppure delle caramelle, quello che è, insomma, è una sciocchezza, però mettilo un like, metti una cosa, scrivi un qualcosa, no? Trova il modo di farti lasciare un buon ricordo, perché abbiamo detto, poi lo vedremo comunque dopo, la parte di reputational marketing è importante per me, quindi soprattutto se ti sei trovato bene. Ricordate questo non l'ho detto al corso, la gente scrive sicuramente una recensione negativa se non si è trovata bene. Se si è trovata molto bene, forse qualcuno scrive una recensione positiva. Chiaro? Quindi significa, per il fatto che le emozioni negative sono più forti di quelle positive, almeno l'essere umano reagisce così, significa che quando ho adocchiato che il gruppo di ragazzi si è divertito, il cliente si è divertito, io devo stimolarla io la reazione positiva alla recensione, perché lui 1 su 3 magari la fa, 1 su 5 magari la fa, ma gli altri no. Invece quando incapperò, perché comunque incapperò in quello che, boh, le pareti erano blu e lui gli dà fastidio, mi scriverà sicuramente: ah, questo albergo ha delle pareti che soffocano per il colore. Cioè, capisci? Quindi la parte del checkout è altrettanto importante. Ricordate sempre inizio e fine? È la stessa cosa, pure qua. Si sta ultimando la vacanza, quantomeno l'esperienza nel mio albergo, quindi quello che quantomeno è dipeso da me. Arrivederci, signor B.
Pirozzi, chiamalo per cognome, porca miseria, o per nome addirittura se ci sei entrato in confidenza, no? Diventa un rapporto umano, è diverso rispetto a ok, mi parlate, ciao, state buona, arrivederci. Cioè, ma che modo di fare è? Non mi hai regalato niente, mi hai regalato indifferenza, mi hai dato una cosa che nemmeno già ce già lo incontro nel mio capo, forte pure in mia moglie, quindi dammi una cosa che invece mi faccia la bocca buona, no? Quindi il checkout è altrettanto importante, sia per una questione di controllo, cioè non andarci a perdere su gli arredi e quello che è, ma anche proprio per una questione di relazione, no? Cioè il saluto è fondamentale, come ci lasciamo. Se ci lasciamo con un customer survey e un oggettino, magari un prop, una cosa di merchandising, una penna con il mio nome, no? Sopra, con il logo della mia azienda, del mio albergo, tutte queste sono cose che fanno la differenza. Vorrei che le citassi, chiaramente devono essere messe a processo, perché se le lascio al buon cuore della cameriera piuttosto che della receptionist, 90 volte su 100 non lo faranno, e comunque tra l'altro uno lo fa, un altro non lo fa, ma che non è un'organizzazione, questo è lasciare al caso. Marketing mix people, questa è la più bella, cortesia e riservatezza. Un ricco, ecco per esempio, qui farei l'esempio di Pretty Woman, che sicuramente avrei visto, no? Hai presente? Ecco, veramente pensandoci, peccato non averci pensato prima. Pretty Woman è un altro film su cui farei un bel esercitazione come grandi magazzini. C'è la figura di, a parte Richard Gere, il gestore, il direttore dell'albergo, te lo ricordi? Non l'ho visto il film. Sei l'unica in Italia che non ha visto Pretty Woman, porca miseria! E dai! Prossimo esercizio guardarmelo, va bene. Assolutamente, no, guardalo, perché al di là di tutto è un bellissimo film. Tanto c'è Richard Gere, come si chiama? Julia Roberts, insomma, è fatto bene. È una storia d'amore, è una cosa molto romantica, femminile. Fondamentalmente lui porta, lui che è un grosso imprenditore, rinomato, famoso, ambiente, in questo albergo chiaramente del suo standard, lui porta questa prostituta raccattata per strada perché stava in un momento particolare. Però questa in realtà era la classica brava ragazza di periferia che per andare a vivere in città, diciamo, è andata a compromessi. Però tutto sommato non è una proprio di quelle, chiaramente ha assunto il gergo da strada. Quindi all'inizio un po' di tamarrate ne fa, però di fondo è una buona ragazza. E quindi vabbè, poi è un po' come la Bella e la Bestia, come concetto, sempre cose molto disneyane. Però la cosa fondamentale, il ruolo che ti volevo sottolineare, è il ruolo del direttore d'albergo, il quale giustamente si trova, mettiamolo in termini aziendali, di fronte a un trade-off. Accontento il mio cliente fondamentale, conosciuto, che viene per anni e paga un botto di denari, al prezzo di, come dire, sporcare poi però la nomea della mia, del mio albergo, facendo vedere, perché la gente lo nota che c'è questa prostituta, no? È chiaramente vestita da prostituta in un albergo per bene, poi spicca proprio come il sole all'equatore. E quindi che faccio? Come la gestisco? Lui riesce a trovare un modo per far capire alla signorina che adeguata nel modo in cui si sta presentando deve cambiare qualcosa, e però non si comporta neanche in maniera, come dire, tipo razzista, che è entrato il nero, ah vaffanculo merda, esci fuori, facendo altrettanto brutta figura, perché tra persone per bene, vedi, per questo ho scritto riservatezza, discrezione, savoir faire, gestione, cioè si fa in certo modo, non ha, anche una decisione dura, ma non la si fa gridando o addivenendo alle mani, no, si cerca. E lui però, intuendo a sua volta che la ragazza non è propriamente la classica proprio prostituta, ma una che più o meno è capitata nel mestiere, le suggerisce di essere la nipote del signor, cioè le trova le pezze a colore, e poi la aiuta perché magari in separata sede le insegna come stare a tavola, le forchette, qual è per il dolce, qual è per... Quindi, diciamo, quello è un ottimo gestore,
perché in quel caso il direttore ha salvaguardato l'interesse del cliente, ma ha salvaguardato anche il suo interesse della tutela dell'immagine del proprio albergo. Chiaro? Tra l'altro dando anche, e non è poco, una mano ad una donna in difficoltà. Quindi ha fatto tre cavoli, tre piccioni con una fava, insomma. Quindi veramente è poi la signorilità con cui si rivolge e anche in modi garbati o dove la porta per dirle certe cose è fatto molto bene. Ti consiglio di vederlo, insomma. Se non altro vedi applicato il direttore d'albergo. Ecco, per esempio, se io dovessi essere gestore del personale, chi prendiamo come direttore tecnico? Allora, io se dovessi scrivere il profilo ideale da piazzare su Indeed o su qualsiasi portale, mi rivedrei il feed e mi annoterei tutte le caratteristiche che lui ha. Perché a me serve quel signore lì. Punto. Quindi in questo caso l'identikit ce l'hai in un film praticamente. E, ti sto raccontando questo perché in un albergo 4 stelle, 5 stelle, dove magari viene lo sceicco che vuole fare l'orgia, e gli dici di no, gliele fai salire dallo scantinato che nessuno vede, però gliele fai salire. Se vuole, che cacchio ne so, portarsi la tigre in albergo perché lui è abituato a tenere la tigre, l'animale esotico, che lo separi dall'animale? No, gli trovi un giardino dove poter tenere l'animale. Cioè, capisci che cosa voglio dire? Gestire un cliente ricco. Guarda che è una bella storia, secondo me ce ne sta anche da ridere e da raccontare, perché più sono ricchi, più sono eccentrici. Più tu devi fare salti mortali per dare, come dire, salvare Filippo e Spanaro. Quindi la riservatezza e la cortesia, già in generale, ma a maggior ragione nel tuo albergo ipotetico, è un qualcosa che non solo tu devi avere, ma devi anche inculcare nell'ultima delle filippine che vengono a fare le pulizie. Tutti e tutte devono sapere come rispondere al cliente, cosa dire, cosa non dire, cosa non toccare. Che è tipico delle donne di pulizia, avviare, mettere, spostare, che tocchi, che sposti. Quello magari l'orologio che gli hai spostato da sopra al comodino è un Rolex di 50.000 euro. Quello se non lo vede sul comodino gli girano. Cioè, capisci che voglio dire? Non è come se togli l'orologio mio e lo mette da un'altra parte, che diciamo, boh, più di un vaffanculo non ti tiro. Quindi sono cose molto importanti, è una variabile che sarebbe molto sottovalutata e su cui tu invece potresti fare una buona differenziazione suggerendo una perfetta formazione del personale. Ad esempio, vedi, parlando mi vengono le idee sul caso che ho lanciato io stesso. E tu, non so se sai, ma in Inghilterra c'è proprio la cultura del maggiordomo. Si fanno dei corsi su come servire. Maggiordomo qualificato, guarda che è una figura professionale, anche molto ben pagata. Cioè, il maggiordomo della regina Elisabetta, ma col cacchio che è il filippino che trovi qua, cioè quello è uno che ha tradizione, probabilmente sono generazioni che fa questo di mestiere, capisci? Cioè c'è proprio un... Quindi fare dei corsi di formazione per il proprio personale, specifici, su se ci si mette a destra o a sinistra quando si serve il piatto, se su quella carne ci va quella salsa piuttosto che quell'altra, sono tutte cose che fanno la differenza. Quando stai parlando con i ricchi, no? E loro lo sanno e la notano. Allora, altri aspetti di gestione del segmento lusso, quindi questo te l'ho messo così in generale. Gestione della permanenza, quindi rendere, come dire, il soggiorno comunque molto molto gradevole. Riservatezza, ma a volte anche un minimo di colloquialità. Come va, signor Pirozzi? Tutto bene? È stato al ristorante ieri? Ha mangiato bene? Sì, cioè informarsi sullo stato di salute, no? Pure questo è un modo, sempre senza essere invasivi. Allora, poi, marketing mix, physical evidence. Allora, la physical evidence è un'altra variabile del marketing a 7P in più ed è, come dire, il negozio in cui entri, no? Lo definimmo così, mi pare, così dissi, cioè vedere se le cose sono messe in ordine, no? Se invece stanno... che ne so, i telefonini di questo centro team sono esposti una schifezza, uno sta abbassato, l'altro sta messo col coso storto, uno sopra, uno sotto, là è blu, qua è rosso, ma che è? Cioè, non senza un ordine.
Ecco, la stessa cosa nell'albergo, avere una disposizione ordinata, particolare, magari di design, magari studiata da un architetto, degli spazi comuni e poi soprattutto la pulizia, quindi la gestione del wash, come lo gestisci? Quindi camere, aree comuni, aree esterne, che ne so, anche semplicemente vedere che uno alza la cicca oppure c'ha il portacenere, cioè devono stare le cose, come dire, perfette, un senso di ordine e di perfezione. Ci devono essere anche quei servizi che altrove non trovi, che però ti garantiscono la massima pulizia, ok? Per esempio, un tempo gli aeratori non erano una roba molto diffusa, adesso lo sono. Un aspetto che, tra l'altro, quello del wash io intendo anche come dire, l'asciugamani, le lenzuola, la coperta. Si sa che di solito dentro agli alberghi è tutto sporco, perché pure se ti fanno le pulizie, ma quella mica l'ha rilavata. Dipende. Allora, avere una gestione del washing efficace, quindi della lavanderia, è sicuramente importante. Questo nei bed and breakfast avrei anche una soluzione da suggerire, che ho visto interessante, ma non è il caso del settore lusso. Il settore lusso tu devi, che ne so, dire le nostre suppelletti, i nostri, come dire, le nostre lenzuola sono lenzuola di pura seta, oppure sono di una seta particolare, di un tessuto particolare, capisci? Che poi dici, ho di marchi alti, no? Ci sono anche lì, nel settore, diciamo, degli asciugamani, di queste cose qua, ci sono sicuramente dei prodotti di alto livello, e chi ovviamente è ricco, queste cose le sa. Lo sai qual è la marca intende più buona? Lo sai qual è la marca persino dei gabinetti migliore? E capisci? Cioè, a volte magari sono dei pezzi unici, oppure sono delle ceramiche particolari, artistiche possono addirittura essere. Quindi vorrei che, insomma, nella physical evidence ci vanno tutte queste robe qua, ok? Allora... allora, qui veniamo poi a pagina 8. Adesso dobbiamo vedere placement, cioè distribuzione e promotion, non ho la pubblicità. Qui paradossalmente andrò un pochino veloce, perché sono le lezioni che abbiamo fatto proprio le ultime due lezioni, quindi ti ho scritto, ma in realtà tu già sai, almeno dovresti sapere, è quello che ci siamo detti nelle ultime due lezioni e che probabilmente continueremo mercoledì prossimo. Allora, per quanto riguarda la distribuzione, poi ho voluto metterti prima la distribuzione, perché poi così dopo ci concentriamo su internet e su online, e buonasera, suonatori. Allora, sicuramente ho bisogno di fare rete, con la rete fisica di operatori del settore nella filiera, quindi sicuramente devo interfacciarmi con le agenzie di viaggio, le agenzie di moda. Ecco, qui essendo settore luxury, non solo le classiche agenzie di viaggio, ma... è bene che il mio nome circoli anche presso le agenzie di moda e spettacolo, perché chi sono i ricchi? Ma anche gli attori, no? O comunque i cantanti, persone del giro dello spettacolo, no? Solitamente sono persone abbienti. Quindi agenzie di moda e spettacolo mi sta bene, anche perché saprai che alcune agenzie di moda, in qualche modo, le loro modelle, tra virgolette, ok? Mi serve averle. Se mi viene l'arabo che mi chiede l'orgia come prima, io dove gliele piglio? Devo già sapere, devo già avere un canale. Scusami se dico delle cose anche, come dire, stuzze, però purtroppo è la verità, cioè, nel senso, è la realtà dei fatti. Cioè, soprattutto per quella categoria là. Poi se ci vogliamo mettere le mani davanti agli occhi e pensare che nessuno si droghi, quando poi i primi drogati sono proprio le persone dello spettacolo, e allora vabbè, e che mi devo parlare di fantasia, io devo dire la verità. Quindi in un servizio a 5 stelle tu devi essere pronto a tutto, anche a quello che è l'inimmaginabile. E non è che tu puoi essere pronto quando ti arriva l'occasione, devi essere pronto da prima, devi in qualche modo cercare di averle pensate tutte prima di lui, no? Così quando ti capita tu devi solo alzare la cornetta, sai a chi devi chiamare. Quell'agenzia di moda e spettacolo che magari ti ha fatto venire Fiorello l'altra volta al tuo albergo,
è la stessa agenzia di spettacolo che cura le hostess dell'Alitalia e altre hostess che fanno le ragazze immagini per i locali. Tra queste ce ne sarà qualcuna disponibile a fare una marchetta. Sì, lui lo sa, quindi mi manda quelle che, e così risolvi. Cioè, non è che voglio farmi gestire il traffico della prostituzione e fare l'elemora, però insomma, è un esempio per dire, mi serve sia per i clienti sia per i servizi. Mercato aziende, solo SPA, per esempio potrei far circolare il mio nominativo solo tra le grosse aziende. Perché? Perché farlo girare tra le piccole, ma che serve? Cioè, lo studio Leonardo, ma quando la Maila organizzerà un evento con 50 grossi imprenditori? Magari, me lo auguro, però insomma. Invece, se tu vai sulle SPA, quelli si devono riunire, ci sta che fanno la convention di fine anno in un posto bello come il mio, capito? Quindi, da questo punto di vista, avere un database aziende di un certo tipo, sfrutto la sala congressi, sfrutto tutta una serie di altri servizi, anche per esempio di cinepresa, no? Di videomaking, perché magari vogliono che la sessione sia filmata, insomma, tante cose. E poi, quindi, questo per quanto riguarda come distribuzione, devo agire fisicamente, public relation, quindi devo interfacciarmi, o avere un agente che faccia questo per me, mi rappresenti con questi canali, e poi chiaramente online. Online ci sono i marketplace e i motori di web search che già vedemmo, quindi Expedia, Booking ed Airbnb. Vado avanti perché questi li abbiamo già trattati durante la lezione. Necessità di politiche distributive coerenti con la strategia di differenziazione per aumentare il margine di contribuzione di lungo periodo. Qua questa, più che parlarne, e me la devi dare proprio come soluzione, no? Cioè, nel senso, dici, a un certo punto, se io sono piccolo, ok, mi avvantaggio chiaramente di essere presente su Expedia, Booking, questi marketplace, dove tipicamente faccio il trovaprezzi e trovano anche me. Ma io non posso restare presso di loro perché chiaramente erodono il mio guadagno. Ogni volta che un cliente mi prenota la stanza attraverso Expedia, io devo pagare una commissione ad Expedia. Questo nel breve mi va bene perché devo ritornare i soldi, no? Devo raggiungere il break even, ma nel lungo periodo io devo fare in modo tale che su 10 prenotazioni una mi arriva da Expedia, le altre devono arrivare da casa mia, cioè devono essere prenotazioni dirette, ok? Ci sei? Sì, mi si stava scaricando il computer, ho dovuto attaccarlo alla presa. Ah, ok, io parlavo, sentivo i rumori, ho detto, secondo me sta cominciando a cucinare. Allora, andiamo avanti, quindi possiamo tranquillamente passare. MAT ci sta per margine di contribuzione, eh? Ok? Quindi sarebbe il mio profitto, in inglese gross margin, ok. Andiamo avanti e completiamo quindi il marketing. Vedi, in queste ultime due slide, marketing è diventato IT marketing, cioè marketing con information and technology, ok? Communication. Quindi... Uh-huh. È un marketing legato chiaramente all'online. Allora, vediamo la parte della promotion, cioè della comunicazione. Come vi dissi, distinguiamo in comunicazione sopra la linea e sotto la linea. Quindi vediamo prima quella offline, cioè quella below the line, sotto la linea. Public relation con operatori economici del territorio, e questo significa che con il caseificio, con la biglietteria dei traghetti, con il ristoratore che fa la pizza, no? Questo io li devo conoscere, quindi devo fare public relation con loro, perché in qualche modo facciamo business assieme. Io ti mando la mia gente a mangiare la pizza, tu manda i tuoi, gente che sta mangiando la pizza, fagli trovare la mia pubblicità del mio albergo, ok? Quindi c'è co-marketing sostanzialmente. Sponsorizzazioni e co-marketing con brand di lusso. Non dimentichiamoci che io sto aggredendo un segmento del lusso e quindi magari sponsorizzare una serata di sfilata di Valentino mi può essere utile perché quella clientela lì che compra Valentino è sicuramente anche la mia clientela, ok?
Quindi tutto quello che può essere co-marketing, che ne so, sponsorizzare quella squadra di calcio o di pallavolo, non lo so, insomma dipende. Nel settore lusso veramente c'è tanta roba. Se capito che mi piace il settore lusso, sì. Ma perché è dove puoi essere più creativo, perché porca miseria, uno che è ricco, se gli vuoi vendere una camicia a quadri fucsia, forse ci riesci. Cioè, se non la compra lui, chi altri? Io tra l'altro sono un ex eccentrico, mo non lo posso fare più perché sono diventato vecchio, però insomma da ragazzetto avevo i capelli colorati, la barba strana, le girelle in faccia, i piercing nella barba, di tutto qua. Allora, sponsorizzazione abbiamo visto, presenza su riviste specializzate del settore luxury, certo che sì, anche questa è una strategia offline, per esempio c'è il semestrale barche, vuoi che i clienti che posseggono imbarcazioni o che hanno lobby della nautica non siano miei clienti? Certo che sì, quindi avere una pagina lì sopra, magari una volta, mica sempre, però farmi vedere anche lì, qualcuno poi ne parlerà, sono quelli poi diciamo, si parlano tra loro perché sono in pochi, quindi sono una community, insomma può fungere. Proprio merchandising, quindi ad esempio asciugamani, souvenir, pendrive griffate, no? Vedi, una cosa simpatica come merchandising, ti do un oggetto utile. Sei un imprenditore, ragazzi, una pendrive sempre ti serve. Forse anche solo per metterci le canzoni da mettere dentro all'autoradio, no? Cioè, però tu o magari te la sei dimenticata, o sei lì per un congresso e devi scambiarti una presentazione PowerPoint con un collega e non hai portato la pendrive, eccoti la mia, no? E sopra, ogni volta che la utilizzerai, ancora una volta io starò facendomi pubblicità e ti ricorderai. Anche gli altri che vedono che tu la usi dicono, ma che è sto logo? Ah, no, questo è l'albergo, e poi magari ti racconti l'esperienza, no? Quindi, insomma, merchandising, prop, qualcosa di utile, qualcosa di particolare o di aziendale come la pendrive, secondo me è molto gradito ed è molto intelligente in quel caso farlo, ma anche gli asciugamani, tipicamente, che ti rubi dall'albergo, l'asciugamani. Allora, visto che io il 50% degli asciugamani comunque le perdo, facciamo una cosa, faccio il gesto, te lo regalo, no? Ricordi le parole del film che hai visto ai grandi magazzini? Ma per una cifra così irrisoria, molto meglio lasciare un grande gesto. Mamma mia, là è stato proprio... Oh, cioè, quando il Mino Manfredi dice quella frase, no? Cioè, là è dove tu riconosci che questo è un signore. Finirà ubriaco e senza soldi la sua vita, e senza una donna, ma resta un signore, no? Altri si sarebbero presi i soldi e arrivederci. Quindi... diciamo fare il gesto di lasciarti io volontariamente l'asciugamani o addirittura il servizio pure con l'accappatoio, magari ad un prezzo esiguo se vuoi fare proprio il kit completo, però io in questo modo ti sto facendo il gesto e ti sto lasciando quello che comunque è un prop, perché sulle asciugamani tu ricorderai in qualsiasi albergo c'è il logo dell'albergo, magari in spugna o magari griffato, comunque ricamato. Quindi ancora una volta ti sto lasciando comunque un mio prop. Sto utilizzando una cosa che tu ruberesti per farti un regalo. Tutto sommato, secondo me, torna, ok? Allora, brochure, biglietti da visita, carta intestata, cartelline, questi sono altri elementi che tecnicamente si fanno insieme al logo. Cioè, una volta che... l'agenzia di comunicazione con il suo bravo grafico ha individuato il concept e ha creato il logo, solitamente mi chiede, ma a parte il logo, che cos'altro vuoi? Sicuramente i bigliettini da visita, anche quello è un prop, perché io te lo lascio, poi tu lo tieni magari per mesi nel portafogli, capita che lo tiri fuori, magari per fare i filtrini e farci il brumino, però comunque resta che il mio logo lo rivedrai più poi. Quindi carta intestata sicuramente mi serve per i miei documenti ufficiali, ma magari anche una cartellina può essere bella, no? Io per esempio l'ho fatto,
Ce l'abbiamo, lo facciamo lì. Vedi? La cartellina Leonardo? Si vede? Semplice. Dentro, qui, ok, adesso non c'è, ma ci trovi il bigliettino da visita. Poi di spazio io ci ho fatto anche carta intestata e anche i block notes. Se sono una società di consulenza e quindi dobbiamo parlarci di strategia, mi devi raccontare la tua azienda, anche solo il fatto di scrivere degli appunti sul block notes e vedere che c'è comunque il mio logo ti dà un'impressione di professionalità, no? Quindi questa è tutta comunicazione ed è tutta comunicazione offline, below the line. Vediamo quella upon the line, quindi quella digitale, e quindi il digital marketing plan. Qua io andrei molto veloce perché sono tutte cose che abbiamo visto già. Creazione di un proprio website, tipologie di siti internet, vi ricordi, vetrina, e-commerce, eccetera, eccetera. Quindi mi parli un po' delle varie tipologie e chiaramente quella che scegli. Sicuramente è un sito per ordini barra prenotazioni, no? Con possibilità anche di pagare, però non è un vero e proprio e-commerce, non è che tu tieni 100 articoli, no? I tuoi articoli sono semplicemente le stanze, chiaro? Quindi diciamo che tecnicamente è un e-commerce, ma è un e-commerce piccolino, ok? Il sito può essere comunque molto complesso perché magari ci andiamo a mettere altre cose utili, però di sicuro non stiamo cercando di fare una piattaforma tipo Amazon, no? Cioè, è un sito di medie dimensioni dove speriamo di offrire una customer user, una user experience importante, cioè comunque un alto grado di interattività. Ad esempio, con i tools, tra i tools, quelli che io ho immaginato, anziché farmi vedere solo le fotografie della stanza, mettimi una videocamera che io posso fare il giro stesso da online, no? Cliccando mi fai fare il giro come si fa su Google Maps, no? O su Google Earth. Cioè io la vedo in 3D questa stanza. Posso magari zoomare sulla lenzuolo per vedere effettivamente che è di marca. Posso zoomare su quella bajoure particolare o su quel quadro che mi sembra un quadro, come dire, di valore, no? Quindi me la fai apprezzare, me la fai quasi già vivere la stanza. Ecco, questo sarebbe un tool che richiede un'implementazione tecnologica sul sito, costo in più, però magari gli altri miei competitors non ce l'hanno, no? E quindi è un tool che potrebbe, un po' come il car configurator che vi dicevo per le automobili, no? Me la fai in qualche modo, mi ci fai giocare. Mi fai affacciare dalla finestra, mi fai fare una partita golf virtuale sul campo di golf, no? Mi fai visitare l'eliporto, mi fai guardare il panorama, non lo so. Cioè, dammi modo di capirci qualcosa di più di te. Se mi piace, ti compro, no? Sono lì. Ok, quindi creazione del website. Tutte le cose che ci siamo detti, scelta del linguaggio programmazione, HTML5, il pannello CMS per poter cambiare i contenuti, strumenti di web SEO, tutte le varie leve per farmi aumentare il posizionamento biologico, le keywords e quant'altro, il menu in orizzontale, tutte queste belle cose che ci siamo già raccontati. Reputational marketing, qua nel caso diciamo di un albergo di lusso, dove più che in una cosa di lusso, è chiaro che lì la reputazione fa tutta la differenza, fa tutta la differenza. E io posso avere le cose più fighe e carine di questo mondo, ma se poi non ne parlano bene o dicono sì, guarda, è tutto fumo negli occhi, ma siamo andati là, la gente era scortese, il campo di golf non era ben trattato, era pieno di buche, di zolle, cioè capisci che voglio dire? Quindi la reputazione è quello che in qualche modo certifica attraverso i clienti, non attraverso di te, quindi attraverso gli altri più credibili, perché tu è normale che dica che tu è il più bello albergo del mondo, certifica tutti i tuoi sforzi di differenziazione e quindi giustifica anche perché il prezzo della suite è più alto, ok? Quindi questo è come si fa. L'area privata, abbiamo detto, l'area privata, attenzione, va bene sia per il cliente finale, ma io posso decidere di regalare un altro tipo di area privata anche all'agenzia di viaggio, anche alla mia rete di partner, no? Anche a loro posso regalare dei contenuti o vedere delle cose in più.
magari nella mia customer survey ho posto una domanda anche per l'agenzia di viaggio che mi ha portato quel cliente. E quindi il mio agente di viaggio può verificare sui miei questionari qual è il suo tasso di gradimento. È comunque un servizio, è comunque un dire, oh, siamo amici, stiamo collaborando, guarda, e qua le cose stanno andando così, tutto a posto, no? Quindi, tante cose che si possono fare. Area privata, microblog, ne parlavamo già, per consentire ai clienti comunque di parlare dentro casa mia di me, e chiaramente averci quindi un rapporto anche colloquiale. In realtà microblog su un albergo, però diciamo che può essere un'idea. Altri tools, link building, questa è un'altra cosa importante, ne parlammo, cioè destinare una parte del budget a collegamenti, a la parte online delle riviste specializzate, ai quotidiani più importanti, a tutte quelle associazioni o agenzie di viaggio o altri operatori di settore, del settore alberghiero. Quindi essere linkato a tutti questi mi fa salire il sito e mi dà visibilità sul mio mercato. Iscrizione a TripAdvisor, nel tuo caso proprio, è una piattaforma nata per valutare ristoranti e alberghi inizialmente. Quindi chiaramente devo avere un'ottima reperibilità e visibilità anche là. Poi ti ho aggiunto iscrizione a Yelp, questa è la cosa che dicevo che in classe non l'ho detta. Yelp è come dire il Google o il Facebook di tedesco, cioè della Germania. In Germania se devono cercare un qualcosa vanno su sto Yelp. In Italia è anche arrivato un po', ma chiaramente non ogni paese europeo, tra l'altro, quasi ogni paese ha un suo social media che usa di più, a parte Facebook, Instagram e quelli soliti. E quindi il tedesco, che abbiamo citato in storia come l'attuale viaggiatore tipo, è chiaro che su un target del genere io devo essere presente secondo i suoi strumenti. Quindi un'iscrizione a Yelp con una piccola descrizione, comunque di una scheda tecnica del mio albergo, io là sopra ce la devo tenere, perché il tedesco viaggia ed è anche un buon pagatore e un buon cliente, quindi ci devo essere presente lì. Scelta dei social media, quindi Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn e Twitch, ho messo anche Twitch per le dirette. Se si fa un torneo di golf o un torneo di qualche sport particolare, cricket, che ne so, cose per i ricchi, avere una diretta live può essere un modo per attrarre, no? Per far conoscere. E Twitch è la piattaforma su cui attualmente le dirette sono più in voga, perché ha degli strumenti di videomaking un pochino migliori rispetto a YouTube. Gestione della Facebook fanpage, quindi sponsorizzate di pagina e di prodotto, questo lo devo ancora spiegare, lo spiegherò penso alla prossima lezione. Ma quindi ripartire il budget tra i vari social media, i web summary abbiamo spiegati nell'ultima lezione, quindi sarebbe Google Advertising, quindi gli AdWords, no? Abbiamo visto l'esempio delle cucine per lunghi, allo stesso modo in questo caso, ecco, per esempio, va bene alberghi Val d'Aosta, ma comprare alberghi super lusso Val d'Aosta già ti consente di comprare dei click più interessanti, no? Perché non stiamo parlando delle persone N.000 che stanno vedendo dove andare per andare a vedere un po' di Val d'Aosta, stiamo parlando di quelli che hanno deciso la regione, ma hanno già in chiave di ricerca manifestato un'esigenza specifica, cioè io voglio andare nell'albergo di maggior lusso possibile, quindi sto cercando proprio te, ok? Quindi quella chiave di ricerca magari la vado a sondare e se è buona la compro, ok? Quindi costruzione di un funnel, il funnel sarebbe il percorso che ti porta dalla pubblicità, quindi informativa, mi piace, scopri di più, clic, ok, sono finito sulla landing page, vuoi comprare? Sì, inserisci dati, inserisco i dati, prenotazione, a posto. Dove devo pagare? Qui, PayPal, ok, fine. Pagamento avvenuto, gentile cliente, lei è registrato, pagamento è andato a buon fine, ci vediamo giorno 28 aprile per il suo compleanno. Buon soggiorno. Chiaro, questo è il funnel, te l'ho proprio diciamo detto per esteso volgarmente. Gestione della landing page, questa forse non l'abbiamo ancora approfondita, lo devo fare in classe perché con Cristian l'ho fatto.
sulla landing page dirò delle cose. Diciamo che la landing page è la pagina di atterraggio, cioè mi arriva una pubblicità tramite email, mi piace, dice: vuoi comprare questa stampante? Vuoi comprare questa stanza? Sì, clicco. Bene, dammi i tuoi dati, cioè mi compare questa pagina di atterraggio dove probabilmente ho nome, cognome, deve essere più semplice possibile, contiene sicuramente l'indirizzo email e ho il numero di cellulare, cioè deve avere i recapiti, perché è la pagina in cui tu mi stai dando il consenso e i dati, e i recapiti soprattutto, con i quali io ti potrò ricontattare per dire: buongiorno signora Cialancin, lei ha prenotato la stanza? Benissimo, ok, allora volevo dirle che è tutto a posto. Per caso lei gradisce la colazione in camera? Cioè, capito? Quindi, però se tu non mi hai rilasciato i dati, chiaramente non posso fare niente. Non solo. Una volta che tu mi hai rilasciato l'email, io ti potrò mandare in futuro, strategia CRM, un tot di comunicazioni per ricordarti di quella volta in cui sei venuto e per offrirti di nuovi servizi, o un nuovo soggiorno, o uno sconto, o un soggiorno in una nuova suite, oppure per riavvisarti che c'è un'opportunità. Tu che sei stato campione di Burraco, sappi che quando sei venuto qua e abbiamo fatto questo torneo, sappi che a dicembre ci sarà il nuovo torneo di Burraco, quindi per invitarti per una roba del genere. Quindi il recapito SMS, cellulare e email sono la parte fondamentale del CRM, perché su quello poi si innesca la possibilità di farti le comunicazioni future, chiaro? Quindi la landing page deve essere innanzitutto coerente con la pubblicità. Se nella pubblicità c'era, che ne so, il disegno del campo da golf e il layout teneva una barra gialla sotto, è bene che anche nella landing page io ripeta quella barra gialla sotto, il logo stava in alto a sinistra, il logo in alto a sinistra. Cioè, deve capirsi che sono due pagine collegate, perché se no uno vede una cosa diversa, può stranirsi, può insospettirsi che sia una truffa o qualcosa, e chiude. No. Altra cosa importante della landing page, chiara, quindi con pochi campi da compilare, non con 10.000 campi, solitamente nome, cognome, indirizzo email, recapito telefonico, descrizione dell'esigenza. Voglio prenotare una stanza da voi, per esempio. E l'altra cosa fondamentale deve essere chiusa, cioè pur facendo parte del sito internet non devono essere cliccabili i tasti di navigazione. Cioè una volta che sono là, io là lo sto incatastando, per cui mi deve rilasciare la sua richiesta, la sua manifestazione di interesse, che tecnicamente si chiama lead. Questa è un'operazione di lead generation, cioè stiamo generando una manifestazione di interesse. Non deve poter navigare, perché se clicca sulla caserella per andare nella home page, quello esce dalla landing page e tutto il discorso pubblicitario io l'ho perso sull'ultimo click, ok? Una volta che lui va a navigare per altri cacchi, si distrae, si scoccia, gli passa di mente, chiude, il figlio lo chiama, lo chiamano al telefono, lo chiamano avanti, non lo so. Alla fine non compie la call to action che sembrava essere andata a buon fine, perché lui ha cliccato su acquista ora, oppure scopri di più quello che è, però non si traduce, non si finalizza in un conversion rate, cioè in un tasso di conversione, perché non effettua la domanda. Il modo migliore è di tenere una landing page chiusa, cioè dove lui può soltanto scrivere nei campi e deve premere ok. Dopo che ha premuto ok, ritorna tutto fruibile, va bene? Ma quella sessione là, lui deve fare solo quello. È un po' come io dico sempre, quando viene il momento che devi dare il bacio alla ragazza. Là devi essere non forzoso, però deciso. Perché se cincischi ma non apra, poi alla fine la ragazza si scoccia, magari pensa pure che sei un po' gay, poi dopo capita che a fianco si siede quell'altro che è più carino di te e tu hai perso la situazione. Quindi non va bene, ok? Allora, ok, quindi politiche di CRM già l'abbiamo visto, quindi campagne DEM di email marketing, campagne SMS compleanni. Se io ho il tuo cellulare, posso, e chiaramente magari attraverso il codice fiscale, io non ho manco bisogno di chiederti la data di nascita, perché quando tu alla registrazione qui da me in albergo mi dai il codice fiscale, no?
o la carta d'identità, però dal codice fiscale io riesco a ricavare qual è il giorno di nascita, la data di nascita. Quindi in automatico la posso estrarre e compilare nel mio gestionale. Ogni giorno estrarrò i nominativi miei clienti suspect, cioè che già ho avuto in albergo, che sono 10. A quei 10 mando con il mio sistema CRM, la stessa piattaforma che spedisce le email, spedisce anche gli SMS, mando un SMS con scritto: buongiorno dottor Pirozzi, tanti auguri di buon compleanno per i suoi 40 anni, albergo Karin Cialancino. Ok? Quindi vedi come anche qui diventa colloquiale. Io in realtà lo faccio tutti i giorni, lo faccio con tutti i miei clienti. Tra l'altro, le piattaforme di DEM e di SMS consentono, questo lo trovi nel file che ti ho mandato, l'altro PDF, consentono l'aggiunta dei tag. L'aggiunta dei tag è fondamentale perché ti consente un maggior tasso di conversione, dovuto al fatto che l'email da gentile cliente diventa gentile tag titolo, tag nome e cognome. Quindi a me arriverà gentile dottor Girolamo Pirozzi, a te arriverà gentile dottoressa Karin Cialancin. E capisci? A ognuno di noi arriva lo stesso messaggio, ma arriva personalizzato. E quindi questo è assolutamente fantastico, no? Perché ti consente di parlare in maniera individuale ad una pluralità di persone per comunicare lo stesso messaggio, che poi fondamentalmente è buon compleanno, ok? Addirittura, un esempio che spero di riuscirti a sviluppare, perché per il momento come DEM ti ho messo un esempio di una DEM in inglese, ma che non dice granché, ma io potrei scrivere gentile tag titolo, tag nome persona, cognome persona. L'anno scorso lei è stato nella camera numero tag numero camera. Si ricorda? Le piacerebbe usufruire della nostra suite deluxe al 50% di sconto? In questo modo a te viene non solo detto nome e cognome, ma addirittura anche ricordato il numero di camera che hai avuto e le caratteristiche magari di quella camera. Che cosa faccio? Magari mi estraggo tutti quelli del lato ovest e dico sotto a tag numero camera: che dava come vista sul lago, le piacerebbe sperimentare invece la suite che dà vista sulla piscina, per esempio, capisci? Cioè è sempre lo stesso messaggio, solo che io dal mio gestionale mi vado a tirare fuori dei ritagli diversi, dei cluster diversi, ma comunque ad ognuno di questi cluster io mando un messaggio, solo che ognuno arriva personalizzato. E ognuno sembra ricevere una email che è scritta proprio esattamente su quello che è stata la sua esperienza. È ovvio che lui penserà che io gli sto parlando manualmente, che quindi ho fatto un gesto proprio individuale, no? No, lo capisce, non lo sa, la maggior parte della gente non lo sa che dietro c'è proprio un sistema database così perfettamente profilato. Vabbè, questo spero poi di farti vedere un tipo di email del genere, ma non so se ci riuscirò per tempo, non per... sviluppo referrals significa chiaramente lo sviluppo delle referenze, quindi passaparola e farmi venire i tuoi amici. Community management, questo è relativo al fatto che, come ti dicevo, i ricchi sono pochi, così come sono pochi gli appassionati di nautica, così come sono pochi gli appassionati di automobilismo, diciamo, di Formula 1 o di automobilismo, diciamo, di supercar. Quindi io ho modo, o attraverso i giornali e le riviste specializzate di settore, del settore lusso, oppure creandomi dei gruppi su Facebook. Questa è un'altra cosa che non abbiamo ancora visto, la faremo sempre nella prossima lezione. La prossima lezione, come avrai intuito, sarà sui social media. Comincio ad accennare un po' le cose dei social media. Oltre alla fanpage e alla sponsorizzata di pagina e alle sponsorizzate di prodotto, io posso fare un'altra cosa. Posso creare un gruppo. Il gruppo non è la pagina fan. Il gruppo, gli amici della nautica, oppure gli appassionati del lusso, gli esclusivisti del lusso, per esempio. E su quel gruppo io non compaio come Albergo Leonardo, appaio come Cimo Pirozzi,
che è appassionato di cose esclusive e una volta ti posta la camicia particolarmente eccentrica e un'altra volta ti posta la scarpa con i brillanti che ha fatto, e cacchio ne so, dimmi uno che fa scarpe famoso, Ferragamo, presentata alla fiera o alla sfilata dal dettaglio, un'altra volta ti presento l'abito di moda extra lusso, un'altra volta ti parlo della Lamborghini nuova che è uscita quest'anno e un'altra volta ogni tanto ti butto dentro pure tra gli alberghi, l'albergo Leonardo è uno di quelli dove se voi siete appassionati di ste robe lì ci trovate assolutamente la piena soddisfazione. Però vedi com'è diverso? Cioè, se io sto sulla mia fanpage, è normale che io mi presento come albergo Pirozzi, albergo Leonardo, ed è ovvio che tutta la pubblicità che faccio là sopra, nella mente del cliente, sono sempre io che sto pubblicizzando una cosa mia, è ovvio che ne parli bene. Su un gruppo, invece, è la community che parla e posta, perché mica posto solo io, postano pure loro. Ogni giorno si parla di un argomento diverso, no? Però mettere una pubblicità lì, dopo un po', da terzo esterno, non da titolare, il gruppo non si chiama gruppo Albergo Pirozzi, si chiama gruppo esclusivisti del lusso, lì ha un altro tipo di orecchiabilità. E quindi la gestione delle community si può fare, io posso aprire anche più di un gruppo, no? Avere 3-4 gruppi particolarmente esclusivi, cioè di appassionati di qualcosa, di valore, e quindi lì è un'altra gestione che devo comunque includere nel mio digital plan. Significa che devo mettere in preventivo che il mio social media marketer ogni tanto, magari una volta a settimana o due volte a settimana, deve postare qualcosa di esclusivo anche su quei gruppi. Ok? Gestione community. Ok, direi che questa era la parte più pesante di tutta la tesina, l'abbiamo affrontata. Allora, francese, qua io ti ho messo semplicemente esempio di un'email commerciale al cliente, quindi ancora una volta sarà parlare della demo, ma in francese. So che la professoressa questo argomento nel programma ce l'ha, quindi non dovrebbe fare fatica. Acquisizione di una prenotazione, quindi non stiamo parlando dell'email pubblicitaria in questo caso, stiamo parlando banalmente di Gimo Pirozzi ti ha scritto, prenota una camera e tu sei la receptionist dell'albergo in Francia o comunque diciamo, beh, ok, diciamo che sono io un cliente francese, quindi ti ho scritto in francese, tu giustamente dall'albergo in Valle d'Aosta mi rispondi in francese: gentile dottor Pirozzi, tutto a posto, la sua prenotazione è stata presa in carico, ci vediamo tale giorno a tale ora, il check-in sta a quest'ora, capito? Quindi si tratta di scrivere veramente 3-4 righe, quelle che ti arriverebbero via email se tu facessi una prenotazione in francese, ok? E l'altra cosa importante invece è il questionario di customer satisfaction. Questo mi piacerebbe che lo provassi ad elaborare tu, magari anche scoperzzandolo, andandoti a vedere qualche customer survey fatta da alberghi, e ti dico semplicemente alcune informazioni, ma questo poi insomma ne parlerai con la prof di francese, ho provato io a metterti un pezzotto con le cose scritte in francese qua perché erano in inglese, nell'immagine sul portatilino che vedi sull'iPad. Domande qualitative e domande quantitative, questa è una differenza che va fatta, cioè vedi per esempio la domanda eccellente, buono, average oppure poor, questa è una domanda qualitativa perché mi stai esprimendo un giudizio. Potrò dire che su 100 questionari, 90 erano excellent, buono, ok? Però se io invece volessi calcolare un dato quantitativo, ti devo chiedere di mettermi un voto, quindi da 0 a 10, se voglio vedere la media percepita vera, quant'è, ok? Quindi le domande quantitative sono quelle dove tu esprimi più che un giudizio, proprio un voto, e quindi puoi fare dei calcoli aritmetici come la media, la moda, la mediana, insomma, vari indici statistici. Interpretazione inferenziale, importanza dello strumento, questa diciamo che è un pochino anche fin troppo evoluto, è sempre roba di statistica. Porca miseria, fammi vedere un attimo chi è. Thank you.
Allora, per interpretazione inferenziale, lì significa semplicemente che su un dato campionario, se io su un campione di 100 questionari ottengo il 63% di risposte positive, ad esempio, no, ad una domanda. Ma quanto è vero quel dato che è campionario sulla popolazione di tutti i possibili clienti? Si fanno dei calcoli per cui alla fine si dice, per esempio, che su 300 questionari c'è un errore standard alfa del 5%, per cui lì si costruisce un intervallo di confidenza di più o meno 5%. Perciò se il risultato è stato 63% a quella domanda, significa che è vero al 95%, quindi quasi certo, che quella risposta oscilla tra 63 più 5 e 63 meno 5, quindi 58 e 68%. Questa è l'oscillazione del campione, ok? Ti ho detto questi numeri, sono numeri precisi, sarebbe sempre bene fare i questionari su 300 unità, cioè il campione deve essere costituito da 300 unità e si deve considerare un errore alfa del primo tipo standard pari a 0,05, cioè al 5%. Se è così, l'intervallo di confidenza che si costruisce sul risultato campionario oscilla tra meno 5% e più 5%. Spero che tenendomi registrato, lo so che magari non è stato chiarissimo, però riascoltandolo più volte può darsi che questa cosa, diciamo, tu la riesca a focalizzare o te la scrivi e ne tieni conto. L'unica cosa che bisogna dire, però, importantissima, è che il campione deve essere rappresentativo. Rappresentativo significa che il campione deve essere costruito su come è fatta la realtà. Se la popolazione è la popolazione italiana e in Italia il 50% sono maschi e il 50% sono femmine, il campione per essere rappresentativo, che sono 100 unità, devono essere 50 maschi e 50 femmine. Okay? Cioè deve replicare le caratteristiche della popolazione per poter essere applicabili le cose che ho detto. Molte volte in statistica e nei dati che abbiamo, quindi Covid e tutte queste belle statistiche che ci danno, ma non ti dicono come sono fatte, bisognerebbe sapere come sono stati calcolati, e in moltissimi casi i dati che ci vengono assegnati sono fuorvianti perché i campioni non sono stati costruiti in maniera rappresentativa. Questo piccolo inciso. Ma vabbè, comunque tu ne devi parlare in francese, io te lo sto spiegando per farti capire che cacchio ho scritto là dentro, quindi in modo che perlomeno sai che cosa significa. Poi la professoressa di francese, tu con lei devi gestire questa parte, probabilmente farete un questionario molto semplice con 4-5 domande, dove dirai questa è una domanda quantitativa, questa è una domanda qualitativa, e farai vedere le domande in francese che vengono poste per sapere qual è il grado di soddisfazione nell'esperienza, ok? Più l'email, quella penso che sia importante stamparla e farla vedere, 3-4 righe che ho scritto, la presentazione è andata a buon fine, il check-in a quest'ora, il check-out a quell'altra, servono questi documenti, ok? Una cosa molto easy. Inglese, se vai a pagina 11. Ho solo più una ventina di minuti, perché poi devo andare. Sì. Spero di farcela, penso di sì. Ok. Allora, servizi aggiuntivi dal consumer al prosumer, quindi qui parlare un pochino in inglese, ma sempre mezza paginetta, qua devi fare le cose proprio molto molto easy. Dire okay. Semplicemente che oggi la filiera chiaramente è molto accorciata, perché se prima si andava dall'agenzia di viaggi e c'era tutta la filiera, oggi il consumatore è molto più esperto. Ormai sa come fare, come andare sul motore di ricerca, vedere su Expedia quello che costa meno, premere click, prenotare, pagare addirittura magari stesso dal PC con la carta di credito, e ha saltato tutti, è andato direttamente all'albergo magari, no? Quindi, però, diciamo, ha ancora senso rivolgersi alle agenzie di viaggio? In realtà sì. In che modo si sono, cioè, perché sennò morivano tutte? Per esempio i contratti di assicurazione. Cioè, è vero che io posso prenotare l'albergo in Guatemala, ma se poi vado là e non ci sono i bagni, io che faccio? A chi mi rivolgo? Con chi me lo piango? Se sono andato tramite agenzia di viaggio, ovviamente io ho dovuto pagare il 50, il 100, il 200 euro in più, però magari
l'agenzia di viaggio, nel prenotarmi lei il viaggio lì e l'albergo, mi include una clausola di assicurazione, per cui se ci sono dei problemi io sono comunque tutelato. Va bene? Quindi ti ho messo questo perché lei nel programma ce l'ha messi i contratti di assicurazione, quindi per non far fare alla professoressa uno sforzo fuori programma, ok? Ancora una volta. E poi c'è tutta la parte documenti amministrativi tipici, la fattura commerciale, la quitanza di pagamento, e questi sono sempre argomento suo di programma. Sono magari un'azienda, quindi ti chiedo fattura, il privato non chiede fattura in un albergo, ma se sono lì come aziendalista, sì, perché poi me la devo scaricare. Locandina DEM per fidelizzare i clienti suspect, l'abbiamo già analizzata prima, ne parlavo nelle strategie di CRM, e c'hai quel documento dove c'è scritto veramente tutto, quindi andrei avanti, perché queste robe qua io le ho trattate già dentro al documento PDF che hai. Quindi ti leggi quello e trovi in automatico le risposte a questi pallini che ho messo in aggiunta. Ok? Okay. Andiamo avanti, dove c'è la mucca. Allora, qua in diritto ti ho messo proprio la tutela del consumatore nel codice civile. In realtà non è solo il codice civile, ma comunque normativa turistica di tour operator, direttiva europea 83/2011 e decreto legislativo 21/2014, che poi sono confluiti nella legge 161/2014. Quindi studiati questi elementi normativi con la professoressa, riguardano la tutela del consumatore in generale, in particolare quella nel campo del turismo. Quindi più preciso di così non avrei saputo essere. Tra l'altro ho fruito della consulenza gratuita del mio migliore amico, che stavamo chiacchierando, lui è avvocato, ho detto, oh, ma t'ho fatta tesina, io ho scritto normativa per il tour operator, mi sai dire al volo qualche legge? Sì, sì, sono queste, ok, a posto. Quindi... Perfetto. Matematica, non ti spaventare, io ti ho messo queste cose, poi come al solito te le gestisci con la professoressa di matematica, quindi... Lei mi ha girato il suo programma e francamente era un programma molto pretenzioso, cioè se lei pretende di fare fino agli integrali, ma che voi se fate un po' di derivate già è tantissimo ed è già programma di liceo scientifico, alla ragioneria non si fa sta roba, probabilmente lei sarà un ingegnere per questo ha sforato. Però oggetto di derivata, in parte l'abbiamo già visto col coefficiente angolare sulla retta, è sempre la stessa cosa, però chiaramente la derivata mica è solo sulla retta, è su qualsiasi curva, su qualsiasi funzione. Come lo introduciamo? Io ti dico qui, ci sono dei software gestionali di settore specifici per gli alberghi, io ho avuto modo di trattarne uno e anche di riuscire a ricavare un po' come era la funzione che sottostava, e per fare cosa? Si pone un problema: qual è il prezzo ottimale della mia camera, no? A che prezzo la devo vendere la camera che mi è rimasta? Cioè, tu dici il prezzo medio è 80 euro per ogni matrimoniale, no? Per esempio. Ma se io ho 10 matrimoniali e 9 le ho coperte, è ancora 80 euro il costo della decima? Mi conviene abbassarlo? Mi conviene aumentarlo? Mi converrebbe abbassarlo perché in realtà se io sono arrivato a copertura già di 9 camere su 10, significa che io dal punto di vista del break even point l'ho già raggiunto, sto già a margine. Tutto sommato, se invece di 80 euro, pure a 70 e pure a 50, per me è tutto largo che cola, quindi me lo prendo volentieri, pure se non raggiunge il costo medio, no? Il costo standard. Però, c'è un però. E se invece considero il fatto che la domanda è molto forte perché stiamo a San Valentino, quindi io quella camera sicuramente la riempio, anzi, vuoi la mia ultima camera, anziché 80, te me la devi pagare 100, perché a 100 io adesso te la do, tra due ore probabilmente io la vendo a 140. Non so se mi sono spiegato. Sì. Quindi il prezzo che fa sale, scende, in base a quali variabili? Ecco, ci sono dei software che si sono posti questa domanda e hanno dato una risposta chiaramente attraverso un algoritmo matematico, quindi con sottostante una funzione sostanzialmente di reddito. E quindi sappiamo che ci sono software che fanno questa cosa. Vorrei che tu me lo dicessi, o comunque ne parlassi,
perché è matematica applicata, tra l'altro matematica anche di un certo livello, applicata chiaramente a un problema reale e un problema economico che riguarda il settore di cui stiamo parlando. Quindi più coerente di questo, sinceramente. È un problema di ottimizzazione, no? Io devo massimizzare il mio profitto, questa è la mia esigenza da albergatore. I problemi di ottimizzazione e di massimizzazione sono sempre dei problemi di massimo e minimo, ok? Quindi ci entrano le derivate, perché la derivata, a parte il concetto come limite del rapporto incrementale per x che tende a 0, per h che tende a 0, ma la cosa fondamentale è che mi aiuta, attraverso il teorema di Fermat, che vedi, mi consentono le derivate di calcolare i punti di stazionarietà di una funzione, cioè i punti di massimo e di minimo, e quindi di individuare se la funzione è crescente o decrescente su quel punto. Ok? Mo io questi concetti matematici li conosco e potrei anche spiegarteli, ma non sono il tuo docente di matematica. Lei nel programma ce li ha. Non so se ve ne riuscirà a parlare, non so se a te interessa andarti a impegolare in un ragionamento del genere. Io ce l'ho messo, poi siete liberi di tralasciarlo, oppure comunque di fare la trattazione o di farti dare comunque il materiale. Qualora lei non te lo dovesse dare, teorema di Fermat, funzioni crescenti, tutta questa parte qua io te lo posso mandare, sono appunti miei personali, e quando faccio lezioni di matematica li spiego. Ti ho messo approfondimenti sull'argomento perché il teorema di Fermat, che poi porta a quello sui massimi e i minimi, porta ad una congettura che in un senso è vera, ma il viceversa non è vero, è falso. E per dimostrare che è falso si fa un approfondimento. Ma sono robe abbastanza complicate da spiegare, persino da spiegare di viso, quindi non lo so. Io te l'ho messo perché era sempre coerente. Sta a te e alla professoressa scegliere come approfondire questo argomento. Andiamo sull'ultima slide, così poi dopo ti libero e vado via anch'io. Ok. Allora, tu sei tra le poche fortunate, se non forse l'unica fortunata per ora, ad avere anche una parte di finanza, perché io almeno gli indici, almeno gli indici di redditività li devo spiegare a tutti. Da te vorrei, mi piacerebbe, che li portassi anche come argomento d'esame, ok? Perché nell'analisi di un bilancio di un albergo sicuramente andare ad analizzare ROE, ROS e ROI, insomma, sono argomenti da tenere in considerazione. Il ROE sta per return on equity ed è la redditività del capitale netto, cioè dell'impresa, quindi per ogni euro investito dalla proprietà all'interno dell'azienda, quanto la macchina aziendale remunera, ok? Il ROI, Return on Investment, è invece la valutazione della redditività della gestione caratteristica. Ricordati sempre, la gestione caratteristica è una parte della gestione complessiva, perché molte aziende fanno anche operazioni extra caratteristiche, vendita di terreni, vendita di immobili, ok? Operazioni su titoli. Se tu sei un'azienda che fa materassi, queste operazioni sono extra gestione caratteristica. Il ROE quindi ci dà un'indicazione sulla redditività d'impresa, ma globale. Potrebbe darsi che quell'anno il ROE è molto alto perché in realtà abbiamo fatto delle vendite di terreni, ma quella è una cosa occasionale, non ci dà un'indicazione concreta su come sta andando la mia gestione aziendale vera, quella tipica. Okay? Può darsi che io invece sul mercato dei materassi stia perdendo, non mi sia accorto dei competitor, abbia perso quote di mercato, e il risultato complessivo è camuffato da quelle vendite occasionali di grosso importo di terreni che non c'entrano niente, ok? Quindi il ROI è, secondo me, l'indice in assoluto più importante. Se c'è il ROI che va male, andrà male prima o poi sempre l'azienda, perché quante vendite occasionali posso fare di altra roba? Capita una volta all'anno, una volta ogni 5 anni, ma ti porta innanzi l'azienda, chiaramente la gestione tipica. Quindi il ROI è importante. Il ROS è return on sales, ritorno sulle vendite. Quindi è semplicemente fatturato, è relativo al fatturato, un dato su cui si va a valutare solo il fatturato, non la redditività per intera. Questi tre indici sono tra loro collegati e vedremo poi come, perché sinceramente veramente non dovrei spiegarti le formule, non abbiamo né il tempo né il modo, ma lo farò al corso però.
ROE può essere scomposto o attraverso un approccio moltiplicativo o attraverso un approccio additivo. E a seconda di come lo scomponiamo, da una scomposizione si possono evincere alcune cose, tipo il tasso di giro del capitale, e quindi alcuni altri indici che ci dicono qualcosa. Nella scomposizione additiva vediamo un'altra roba, e addirittura vediamo proprio le varie aree di gestione, quindi è altrettanto importante, anzi secondo me quella additiva è quella proprio importante. Questo è il massimo di analisi di bilancio che vi possa far vedere, ed è una roba molto importante anche quando si va a parlare con le banche, anche perché nella scomposizione additiva viene fuori una cosa che si chiama leva finanziaria, e la leva finanziaria è un qualcosa di molto importante e anche molto pericoloso, perché moltiplica una certa differenza. Se quella differenza è positiva, la leva finanziaria fa crescere la redditività, ma se quella differenza è negativa, la leva moltiplica un valore negativo, quindi fa decrescere, distrugge ricchezza in azienda. La differenza di cui ti parlo dipende dal tasso di indebitamento dell'azienda. Vi ricordate il discorso sui pannolini, il discorso su toglieresti le pappine al tuo bambino? Ecco, quella scomposizione del ROE è esattamente il momento in cui tu capisci se puoi togliere o non togliere, e se togli, se stai moltiplicando perenne, è chiaro? Quindi se togli vuol dire che tu togli moltiplicando a negativo, significa che per un pannolino che pensi di togliere ce ne stai togliendo un mese di pannolini, chiaro? Quindi questa scomposizione, secondo me, tu tra l'altro sei tra le alunne più brave del corso, in Camera Capitalis ce lo possiamo dire, che lo vedo che sei reattiva, quindi potresti diciamo essere capace di replicare un discorso abbastanza complicato, perché comunque ci sono delle formule e delle cose da dire. Quindi per questo mi sono permesso di mettertela, se no non te lo... E poi tra l'altro nel documentone che mi hai mandato parla a un certo punto anche degli indici di bilancio, anche se lui parla dell'EBITDA fratto F, che sono di classificazioni finanziarie che a me non piacciono, perché io seguo un'altra linea di principio, io non guardo il finanziario, ragazzi, io guardo l'economico, io guardo l'EVA, Economic Value Added. Comunque, sono robe che ti trovi là, quindi a maggior ragione, come dire, pure per non essere da meno, ho voluto infilartele queste cose. In arte, banalmente, tornando al discorso del viaggio, l'idea del viaggio, il tema del viaggio, ti ho messo i viaggi di Gauguin, e quindi gli ho messo la Polinesia e Tahiti, la siesta, che è un bellissimo quadro che ti puoi vedere con la professoressa di arte. Tra l'altro arte io credo che non sia neanche una materia d'esame, se non l'ho letto male, però noi ce la mettiamo, poi se ci sta bene, se non ci sta passiamo a presto. Scienze motorie, e con questa concludiamo. Sport d'altura, chiaramente è una tesina sul turismo sciistico e certe cose che comunque riguardano quel tipo di sport, è il trekking, quindi pressione ed ossigenazione, respirazione in alta quota, perché chiaramente è più pressione e più ossigeno, esercizi d'aiuto, quindi stretching o cose del genere, respirazione aerobica e anaerobica. Anche qui c'hai in fondo un link che ti aiuta per arte, vedo, perché sì, la Polinesia di polvo che... E questo è quanto. Concludiamo con una bella mappa per andare a sciare, sceglierci la pista da sci. Io massimo le russe posso affrontare, quindi sulle nere proprio no. E con questo, se vedi sull'ultima pagina, spero di averti messo anche una slide di chiusura simpatica. Che questo proverbio vostro che avete, l'uovo di un'ora, il pane di un giorno, il vino di un anno. Quindi per dire praticamente il meglio, giusto? Sì. Ok. Sarebbe bello ora tradurlo va nel mio dialetto, però è meglio di no. Eh? Lo traduco nel mio dialetto, voi sarete lì che mi guardate, cosa sto dicendo? Ma tu devi dirci il tuo dialetto, noi siamo curiosissimi di questo. Ecco a posto. Non sarà contenta la professoressa di francese perché assomiglia a quello, ma non lo è, perché molte parole non lo sono. Ho letto che questo pathos, che sembra molto pathos è sentimento in antico greco, no? È una lingua provenzale, della Provenza comunque, quindi strutturalmente francese. Io non ho un grasso amore per i francesi, ti devo dire la verità. Però c'è da dire che assomiglia anche molto al piemontese. Quindi un po' mi salvo. Vabbè. È un mix.
Te l'ho detto, vero che nella poesia Piemonte viene citato la città di Aosta, perché all'epoca faceva parte del Piemonte, ovviamente, quindi è anche il motivo per il quale ti dicevo, forse quella di Carducci per te che sei dalla di Aosta, se no la vedi là delle foto. Quindi e magari allora gli posso proporre di puntare su quella, e almeno sì, diciamo che è coerente con la mia tesi. È coerente con te, con tutto quello che dobbiamo affrontare assieme. Spero che ti sia piaciuta come tesina, è sicuramente un lavoraccio, me ne rendo conto, però. Quindi cerco già di mettermi sotto in qualche maniera appena avrò l'occasione di parlare con i professori, cerco di lanciargli anche a loro qualcosa. Certo, no, ma devi farlo con loro, eh. Io se no diventa una cosa monopolizzata da me e non è assolutamente nelle mie intenzioni. Io spero soltanto di aver reso un favore agli altri colleghi e a voi alunni per cercare di fare una bella figura. Hai riassunto un po' di cose, quindi se si va a parlare di loro piuttosto di una cosa che di una che di un'altra, anche a loro verrebbe più comodo piuttosto che pensare all'argomento da trattare. Appunto, per questo ti dicevo, spero di aver reso un servizio anche a loro. Mi pare che da quello che ci siamo detti ognuno di loro abbia capito la mia buona intenzione, perché tante volte qua fai del bene e ti diano pure a pacche, diranno: ma tu chi sei? Me lo vedo io. E vedi che la tu sei. Io comunque, ben inteso, adesso faccio un'ultima tesina sulla ristorazione, poi Big Bang ha detto stop, mi fermo, perché tra l'altro devo farvi le slide per gli argomenti che invece trattiamo. Sono già due o tre lezioni che sto andando a braccio, relativamente, però diciamo non vi sto fornendo il materiale. Paradossalmente tengo un paio di capitoli già pronti e li vedremo. E nel frattempo vorrei appunto risanare questo buco per darvi comunque le slide. Ok, questo è quanto, Darin. Buon lavoro. Nel frattempo, quello che volevo dire, io mi sentirò con gli altri docenti, manderò la tesina ad ognuno di loro. Sì. Ciò nonostante, tu devi necessariamente discutere con ognuno di loro la vostra slide, ok? E se ci sono dei cambiamenti, se la professoressa, che cacchio ne so, le sta sulle balle Ulisse e non lo vuole, no? Segnatevi i cambiamenti, che cosa intendete mettere o anche solo cosa togliere, e me lo comunichi e io te la aggiusto e te la restituisco, insomma. Abbiamo tempo fino al 31 di aprile, noi docenti dovremmo dirvi, allora dovreste pensare ad un argomento ok? Noi ad aprile, in aprile, quindi abbiamo un mese, vi dovremmo dire gli argomenti su cui poter scegliere. E voi entro il 31 maggio ci dovreste restituire, buongiorno, quello che già teniamo fatto, che l'ha già fatto, a posto. Perfetto. Okay? Quindi, siamo con due mesi di anticipo. Ci portiamo avanti. Sì, dobbiamo fare un po' la scenetta del gioco delle parti. Lo so, però bisogna farla. Infatti, professore, avrei pensato a una tesina sugli alberghi nella Val d'Aosta. Che mi dici lei? Ma sì, ma va che bene, che bella idea. Brava, ma lo sai che mi piace proprio questa cosa. Vabbè, si fa questa scenetta, va bene, non è un problema. A posto, cari, ci vediamo mercoledì allora. Qualsiasi dubbio, scrivimi. E ok, c'è comunque la registrazione. Va bene? Sì, teoricamente ora io chiudo e la registrazione mi viene salvata, perché non l'ho mai fatta io. Non ne ho la minima idea. Vedi, aspetta, se c'è un tasto. Spero di sì, perché mi serve tutto. Certo, io penso che se chiudo io, automaticamente dovrebbe salvartela, ok? Proviamo a vedere. Va bene, allora ci vediamo mercoledì. Ciao. Va bene. Ciao. Grazie mille e buona Pasqua. Sì. Anche a te, ciao. Ciao, ciao.